Di laurea. Sono 10 i concorrenti, abbiamo deciso di suddividerli in due gruppi, 5, proclamazione di questi 5 e dopo andiamo con i successivi altri 5 studenti. Quindi io darei subito inizio al primo studente che si chiama Antonio Bognotto e che presenta, anzi Bignotto scusa, con una tesi dal titolo Psicosi all'esordio, valutazione dei percorsi di ricoveri nel Dipartimento di Salute Mentale di Trieste, relatore la professoressa Pascolo Fabrici e correlatore il dottor Daniele Garino. Buongiorno, grazie. Buongiorno a tutti. Io vi parlerò della psicosi all'esordio e della valutazione dei percorsi di ricoveri nel Dipartimento di Salute Mentale di Trieste. Per psicosi intendiamo un'alterata percezione del mondo circostante e perdita di contatto con la realtà. È caratterizzata da una sintomatologia positiva con allucinazioni e deliri e o una sintomatologia negativa con eloquio, pensiero e comportamento disorganizzato, abulia, apatia, anedonia e isolamento sociale. L'incidenza sulla popolazione generale è di circa l'1%. Con il termine esordio psicotico intendiamo la prima manifestazione sintomatologica della patologia. L'incidenza si ha maggiormente tra i 15 e i 24 anni nei maschi e tra i 25 e i 35 anni con un secondo picco a 45 nel sesso femminile. Possiamo suddividere il disturbo in fasi, iniziando dalla fase prodromica, caratterizzata da segni e sintomi lievi e sfumati, percepiti dal paziente come la sensazione che qualcosa sta cambiando. Ha una durata media tra i 2 e i 4 anni. Con l'esordio psicotico entriamo nella fase di psicosi conclamata e la fase che intercorre tra l'esordio e la presa in carico viene chiamata DUP, Duration of Untreated Psychosis, che presenta una mediana in letteratura di 6 settimane. Con la presa in carico inizia un trattamento finalizzato a raggiungimento della fase di recovery. Per recovery intendiamo lo sviluppo della consapevolezza del disturbo, il recupero del potenziale delle aspettative di realizzazione e un ripensamento di quello che è il funzionamento del paziente, quindi del psychosocial functioning. Possiamo riferirlo a tutti gli ambienti di funzione superiore, per cui i rapporti sociali, interpersonali, il lavoro, la scuola e così via. I servizi del Dipartimento di Trieste si articolano intorno a due strutture principali. Abbiamo il Centro di Salute Mentale, CSM, per gli over 18 e le strutture complesse, bambini, adolescenti, donne e famiglie, riservato a pazienti under 18. La presa in carico funziona tramite contatto diretto da parte dell'utente oppure tramite una richiesta telefonica o una visita domiciliare. C'è anche la possibilità di una richiesta di consulenza da parte delle strutture sanitarie territoriali o da parte del medico di medicina generale. L'utente verrà indirizzato allo psicologo o psichiatra responsabile dell'attività d'accoglienza che effettuerà una valutazione multidimensionale al fine di valutarne appunto la presa in carico. I pazienti under 30 sul totale degli utenti in carico nel Dipartimento di Salute Mentale di Trieste mostrano un aumento del 5% dal 2006 nella prima colonna, quindi 11%, al 16% del 2016. Va letta anche tenendo conto che la popolazione di Trieste è in calo e la fascia che rappresenta gli under 30 è solo il 10% della popolazione. Risultano equamente distribuiti tra i due sessi e presentano un'età media di 23,4 anni. La seguente tabella mostra l'utenza della popolazione under 30 in carico suddivisa per ICD-10. ICD-10 è l'International Classification of Diseases. In questo caso prendiamo in considerazione il settore F, relativo ai disturbi psichici. Notiamo come il numero più elevato è rappresentato dal cluster F40-F48. Che raggruppa pazienti che soffrono di disturbi d'ansia e disturbi somatoformi. Il cluster F10-F19
che raggruppa pazienti con problemi di abuso di sostanze, in realtà ha un'incidenza molto maggiore rispetto a quanto mostrato da questa tabella, ma la presa in carico avviene prevalentemente presso il Dipartimento delle Dipendenze. Il numero importante per questo studio si riferisce al gruppo F20-F29, schizofrenia e altri disturbi psicotici. In realtà, anche pur non essendo un numero elevato, rappresenta il gruppo che impatta maggiormente per quanto riguarda il numero di prestazioni e il numero di accessi sui servizi di salute mentale. Il totale delle diagnosi formulate suggerisce come ci sia una presa in carico dei pazienti under 30 che va tra l'1 su 140 e l'1 su 180 nella popolazione under 30, appunto. Per la valutazione del percorso di recovery sono stati utilizzati i seguenti strumenti: PSM 2.0, che è il sistema di archiviazione dati in uso nel Dipartimento, l'ICD-10, descritto in precedenza, e due scale di valutazione. Abbiamo la GAF, Global Assessment of Functioning, che valuta il funzionamento con un punteggio che va da 0 a 90, dove 0 sta per grave disturbo mentale e 90 sta per salute psichica. La ONOS invece valuta l'outcome, è un questionario semistrutturato in 12 item, eterosomministrato. Ad ogni item viene assegnato un punteggio che va da 0 a 4. Si ottiene quindi una valutazione con 0 equivalente ad assenza totale della sintomatologia e 48 presenza di sintomatologia grave in tutti gli ambiti indagati. Gli ambiti si riferiscono sia ad ambiti della vita quotidiana sia ad ambiti tipici della patologia. I 21 pazienti sono stati raggruppati con le seguenti caratteristiche: quindi abbiamo under 30 nell'anno di primo contatto, diagnosi CD10 compresa tra F20 ed F29, disponibilità ad un incontro per un colloquio valutativo e presa in carico presso il centro di salute mentale di 2 Maddalena al momento dell'esordio. Sul cluster di 21 pazienti sono stati valutati la terapia farmacologica e la durata della DUP, ricavandoli dal sistema PSM 2.0, e l'outcome e il funzionamento globale tramite la scala ONOS e la scala GAF. I risultati mostrano che 17 pazienti su 21 sono stati trattati con antipsicotici, fra questi 12 atipici e 5 tipici. Per 4 pazienti è stata scelta la modalità di somministrazione depot poiché impattava meno sulla quotidianità del paziente. A 13 pazienti sono state prescritte benzodiazepine in quanto ipnotiche e sedative, 5 pazienti hanno utilizzato antidepressivi come stabilizzatori dell'umore, 2 pazienti zolpidem per i ritmi sonno-veglia e 2 pazienti antiepilettici, anche questi come stabilizzatori dell'umore. Il seguente boxplot illustra la distribuzione delle valutazioni ottenute tramite la scala ONOS, ricordiamo 0 assenza di sintomatologia, 48 sintomatologia grave in tutti gli ambiti. Si può notare come il 50% dei pazienti abbia ottenuto una valutazione inferiore a 9, indice di un buon outcome, e solo un quarto di questi abbia ottenuto una valutazione superiore a 22, corrispettivo di una sintomatologia in numerosi item indagati. Questi sono i 12 item della ONOS e possiamo individuare i due ambiti che rappresentano il problema maggiore per i pazienti, e sono sicuramente l'item 8, dove il paziente lamentava soprattutto ansia e tensione, e il numero 9, rapporti interpersonali. L'item numero 6, allucinazioni, deliri, sintomi tipici della psicosi, risultano un problema ancora per pochi pazienti, mentre permangono ancora problemi di umore depresso che sono caratterizzanti sia la fase prodromica, ma a questo punto anche la fase post-critica della patologia. Questo boxplot mostra la distribuzione dei valori della valutazione tramite scala GAF: 0 grave patologia psichica, 90 perfetta salute psichica. Il 50% dei pazienti ha ottenuto una valutazione maggiore o uguale di 73, indice di un buon livello di funzionamento, e solo il 25% ha ottenuto una valutazione inferiore a 32, segno che la sintomatologia impattava ancora sulle aree di funzione maggiore.
Vorrei sottolineare come ci sia una differenza di 27 punti nella valutazione tra le due coorti, nella fattispecie 2013-2014 e 2015-2016. E questo è un segno sicuramente che la patologia necessita di un lungo tempo di presa in carico e la rivalutazione di questi pazienti con accesso 2015-2016 a 2 anni di distanza probabilmente restituirà gli stessi valori che si sono ottenuti per le coorti 13-14. L'ultimo boxplot mostra la distribuzione della durata delle psicosi non trattate. Va sottolineato come questo sia un indicatore sia del funzionamento dei servizi e nonché un dato che impatta fortemente sulla prognosi e l'outcome del paziente. La mediana a 3,5 settimane mostra come il 50% dei pazienti venga trattato praticamente all'esordio, diciamo che il 75% viene trattato entro le 11,5 settimane. Questi sono numeri che, confrontati con i dati in letteratura, fanno vedere come il nostro dipartimento funzioni molto bene. E vorrei infine sottolineare che questi dati raccolti verranno utilizzati per creare una baseline per una valutazione in uno studio di follow-up a 2 anni di distanza. Grazie per l'attenzione. Bene, grazie. Chiedo se ci sono osservazioni da parte della relatrice oppure domande da parte degli altri componenti. Io dopo avrò una cosa da chiederle. Ok. Prego. Innanzitutto volevo ringraziare il candidato per l'ottimo lavoro che ha fatto. In una precedente tesi di laurea abbiamo evidenziato come negli ultimi anni ci sia stato un aumento, no, di questo tipo di patologie, disturbi psicotici, probabilmente legato anche a uso di sostanze che stanno così, sono arrivate sul mercato, che sono appunto psicogene. Sicuramente per noi è stato molto importante, e lo ringrazio anche perché ha fatto un po' il punto della situazione, perché è stata proprio in virtù del rilievo di questo aumento degli esordi psicotici, è stato fatto un protocollo di lavoro molto importante che ha coinvolto il Dipartimento e evidentemente anche l'unità bambini e adolescenti del distretto, e questo ci consente anche di capire se tutto questo protocollo è stato efficace, così sembrerebbe, almeno da questi dati iniziali, ma appunto come suggeriva lui ci sarà poi un follow up successivo. Io... Ecco il professor Confalonieri. Sì, solo un commento dal punto di vista della metodologia scientifica. Tu hai presentato i risultati, nel senso che la vostra casistica, ma non ho visto nessun confronto, nel senso che le conclusioni dal punto di vista scientifico, per non essere tacciate di autoreferenzialità, dovrebbero perlomeno riportare per iscritto, in modo che chi vede, chi legge possa averne una visione, diciamo, obiettiva, i risultati che sono stati ottenuti in altre casistiche. Tu hai finito con i risultati, non ho visto una comparazione con altri risultati, la conclusione "siamo molto bravi" non è scientificamente accettabile se non c'è una comparazione reale con degli altri dati. Chiaro. Diciamo che questo aspetto è stato descritto maggiormente nel mio lavoro scritto. Purtroppo anche per la mancanza di tempo nell'esposizione ho dovuto tagliare grosse parti, per cui questo è stato il risultato. Sì. Volevo solo chiedere, il rischio di suicidio in questi pazienti era elevato in base alla valutazione che veniva fatta? Diciamo che una grossa parte di pazienti ha avuto un tentamen sicuramente, però diciamo che con la presa in carico si cercano di limitare tutti quei sintomi, tutte quelle circostanze per cui possa esserci un eventuale rischio ulteriore. Sicuramente c'è una grossa differenza tra le due coorti, appunto, dei pazienti presi in carico precedentemente rispetto proprio per questo tipo di disturbo, di evento, ecco, diciamo. E la presa in carico poi ha anche richiesto una breve osservazione
di ricovero? Sì, dipende da caso a caso. Cioè, ma mediamente sulla vostra casistica? Ma dipende da caso a caso. Ci sono situazioni in cui è necessaria una presa in carico con un ricovero, diciamo, presso il centro, oppure un accesso alla diagnosi e cura, oppure semplicemente invece un controllo più stretto con dei colloqui quotidiani e un supporto continuativo. Sì, le accoglienze sono molto limitate nel tempo, anche perché si tratta di soggetti giovani, quindi si coinvolge sempre il nucleo familiare, no? E quindi si cerca di gestire anche il momento di crisi all'interno della famiglia, essendo molto presenti. Sicuramente, ecco, l'osservazione che faceva il collega prima è importante, ne avevamo discusso anche ieri, no? Nei dati della letteratura suggeriscono che il tempo di latenza è piuttosto elevato, no? Prima della presa in carico, e proprio l'evidenza c'è che, come nella maggior parte delle condizioni patologiche, più precoce è la presa in carico, migliore sono gli esiti. Quindi proprio noi abbiamo, il Dipartimento, come sapete, ha una soglia di accoglienza praticamente zero, nel senso che una persona arriva e ha immediatamente una risposta. Però appunto, proprio per queste situazioni così che riguarda persone giovani, si è costruito questo programma di lavoro insieme ai colleghi del Servizio Bambini e Adolescenti, in modo tale che loro, che osservano le situazioni, vedono anche le situazioni a rischio, e quindi c'è una sovrapposizione dei due servizi in questa fase proprio per trattare immediatamente. Quindi, diciamo, un pochino anche per rispondere al professor Confalonieri, la vostra idea è che comunque ci sia una linea di tendenza molto simile a quello che avviene anche in altre esperienze europee, statunitensi, chiaro, o quant'altro? Sicuramente. Sì. Il mio è un commento un po' emotivo, a cui ha già risposto un pochino la professoressa Fabrici, cioè il coinvolgimento della famiglia, sia nella fase, diciamo, di accesso a voi, sia nella fase di follow up del paziente. Diciamo che il coinvolgimento è fondamentale. Tra l'altro, uno degli strumenti utilizzati recentemente è la tecnica del dialogo aperto, che coinvolge la famiglia in toto, e si cerca di rielaborare quelle che sono le emozioni e ripensare quello che è il funzionamento sociale. Coinvolgendo tutti quanti si è visto che sicuramente si avrà un outcome migliore e si raggiungerà un livello di funzionamento maggiore. Certo, quindi questo è molto fondamentale. È fondamentale. E per le persone che invece hanno avuto questi problemi di relazioni, soprattutto a livello lavorativo, la cosa, diciamo, i datori sono... Io ho effettuato anche ho somministrato anche un breve questionario ai ragazzi intervistati, e rileggendolo notavo come uno dei punti di svolta nel loro processo terapeutico sia stato appunto un reinserimento nella società, sia dal punto di vista delle amicizie, dei rapporti interpersonali, sia dal punto di vista lavorativo, quindi le borse lavoro e quindi l'impiego. Perfetto, grazie mille, grazie ancora. Grazie. Allora, do la parola alla seconda candidata, Veronica Canal, tesi epidemiologia ed impatto delle riacutizzazioni polmonari nella casistica afferente al Centro regionale per la diagnosi e cura della fibrosi cistica. Relatore professor Luzzati, correlatore dottor Maschio Massimo e Andrea Misin. Prego. Buongiorno. Io inizio ricordandovi che la fibrosi cistica è una malattia ereditaria a trasmissione autosomica recessiva. In Italia ci sono circa 5.000 ammalati, l'incidenza è di 1 su 2.500 nuovi nati e 1 su 25 sono i portatori sani. La malattia è causata dalla mutazione di un gene che codifica per CFTR, che è una proteina che funge da canale epiteliale al cloro e che controlla poi anche la funzione di altri canali ionici. CFTR è espresso principalmente a livello degli epiteli secernenti, quindi polmone via aeree, pancreas, vie biliari, intestino, ghiandole sudoripare e apparato riproduttivo. Il meccanismo di danno a livello polmonare consta in una riduzione del pH del liquido superficiale delle vie aeree,
che va ad alterare l'attività antimicrobica endogena, una ridotta secrezione di cloro e di bicarbonati che modifica le proprietà mucose e in conseguenza di ciò è compromesso il trasporto mucociliare. Quindi ci sono diversi meccanismi che concorrono a dare una condizione di flogosi cronica, di remodeling delle vie aeree e un adattamento genetico delle specie microbiche residenti nel polmone. Per spiegare un po' l'andamento della malattia polmonare in fibrosi cistica, ho preso ad esempio la storia di questo ragazzo che a 20 anni, nell'anno considerato, ha fatto 5 visite ambulatoriali. Il volume espiratorio forzato nel primo secondo, il FEV1, si attesta tra il 71 e il 74%. Ad ogni visita fa un esame dell'espettorato e ne risulta una colonizzazione cronica da Pseudomonas aeruginosa e Staphylococco aureo. Nel mese di novembre 2015 la clinica peggiora, si ha un aumento della tosse, un aumento dell'escreato, calo ponderale e la FEV1 scende al 54%. Si tratta di un episodio di APE, ossia esacerbazione acuta polmonare, definito con la presenza di almeno 4 dei criteri che sono descritti in tabella, quindi aumento nell'espettorato, emottisi, aumento della tosse, della dispnea, malessere, fatica o letargia, temperatura sopra i 38 gradi, perdita di peso, dolore ai seni paranasali, nei cambiamenti nelle secrezioni, modifica l'esame obiettivo del torace, la riduzione del FEV1 del 10% o più e cambiamenti radiografici in supporto di un'infezione polmonare. Questo evento è stato trattato con un ciclo di terapia antibiotica endovena. Gli obiettivi del mio lavoro sono identificare i microrganismi isolati dalle vie aeree, i rispettivi pattern di antibiotico resistenza, la stagionalità degli episodi di esacerbazione acuta polmonare, analizzare i potenziali fattori di rischio associati ad antibiotico resistenza, descrivere l'eventuale associazione tra patogeno isolato in corso di esacerbazione rispetto a quelli identificati negli isolamenti di sorveglianza e verificare possibili correlazioni tra tipo e resistenze del microrganismo isolato in corso di esacerbazione e l'outcome spirometrico. Si tratta di uno studio osservazionale retrospettivo condotto nel periodo dal 2009 al 2015. È stata analizzata la storia clinica dei pazienti tramite la consultazione delle relazioni cliniche e delle visite ambulatoriali. Al fine della determinazione del pattern di antibiotico resistenza dei microrganismi gram negativi sono state utilizzate le definizioni indicate nella tabella e per la sua utilità clinica è stata considerata anche l'entità nosologica di Staphylococcus aureus meticillino resistente. I potenziali fattori di rischio associati ad antibiotico resistenza considerati sono le terapie antibiotiche sistemiche e locali, le manovre invasive sulle vie aeree, per esempio la broncoscopia, le ospedalizzazioni, l'uso di corticosteroidi, inteso come almeno 10 mg al giorno di prednisone per 3 settimane, quando realizzatisi entro i 3 mesi precedenti all'esacerbazione, e il trapianto. La popolazione considerata include 81 pazienti, 40 maschi e 41 femmine. Più del 40% della popolazione è sopra i 18 anni. Il grafico a torta indica la provincia di residenza dei pazienti afferenti al centro di Trieste. Per quanto riguarda la genetica, il 32% dei pazienti è omozigote per la mutazione delta F508, che è la più frequente mutazione di CFTR, il 47% è eterozigote per la mutazione delta F508 e il 21% di pazienti ha tutta una serie di altre mutazioni più rare. Il numero di isolamenti di sorveglianza studiati è di 2.355 e il numero di isolamenti ottenuti in corso di esacerbazione studiati è di 656. I microrganismi più frequentemente isolati dalle vie aeree sono Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Aspergillus, Haemophilus influenzae, Acromobacter, Stenotropomonas maltophilia, Burkholderia cepacea e tutta una serie di altri microrganismi meno comuni che ho distinto in gram negativi enterobatteriacee e non enterobatteriacee, gram positivi, miceti e micobatteri non tubercolari. E si vede come la microbiologia polmonare in corso di sorveglianza e in corso di esacerbazione sia molto simile.
Poi è stato studiato quale fosse il numero di pazienti con almeno una coltura positiva per ciascun microorganismo. Nell'istogramma con le colonnine blu ci sono i dati relativi al Centro Fibrosi Cistica di Trieste, comparati in basso con i dati pubblicati dal Centro Fibrosi Cistica di Verona. Sono comparabili solo i dati di prevalenza relativi a Pseudomonas aeruginosa e Burkholderia cepacea, però vediamo che sono sovrapponibili. Lo stesso si può dire comparando i dati di Trieste con quelli della Cystic Fibrosis Foundation pubblicati nel report 2014. Anche in questo caso i dati di prevalenza sono comparabili. Ho poi studiato la prevalenza dei diversi microrganismi per fasce d'età. Vediamo che sotto i 18 anni il germe prevalente è Staphylococcus aureo, sopra quest'età è Pseudomonas aeruginosa. Il secondo microrganismo per numerosità nell'infanzia è Haemophilus influenzae e vediamo che Burkholderia cepacea, che è indicata dalla linea gialla, non è mai isolata sotto i 18 anni, aumenta la sua prevalenza dopo quest'età. Ho comparato queste curve con quelle pubblicate in letteratura, in particolare il secondo grafico si riferisce a una casistica americana. Vediamo che le curve hanno un andamento simile, eccezione fatta per MRSA, che è indicato in entrambi i casi dalla linea rossa, e vediamo che nella casistica americana la curva rossa è molto più alta rispetto a quella del burlo. Infatti la quota di MRSA sul totale di isolamenti di Staphylococcus aureo è del 6,8% in corso di sorveglianza, sale al 9,3% in corso di APE, ma sono numeri molto più bassi rispetto al 30% di MRSA delle casistiche di popolazione con la fibrosi cistica statunitensi. Per quanto riguarda le antibiotico resistenze dei microrganismi gram negativi, i pazienti con almeno un germe MDR sono 68% in corso di sorveglianza e il 52% in corso di APE. I pazienti con almeno un germe XDR sono il 31% in corso di sorveglianza e il 17% in corso di APE. I pazienti con almeno un germe PANDR sono il 7% in corso di sorveglianza, il 4% in corso di APE. In questi due grafici a torto ho indicato i numeri assoluti degli isolamenti MDR, XDR e PANDR che sono stati studiati. Per quanto riguarda i microrganismi MDR, vediamo che più del 50% sono Pseudomonas aeruginosa. Tra gli XDR cala la quota di Pseudomonas aeruginosa, aumentano gli Acromobacter e Burkholderia cepacea. Tra i PANDR la quasi totalità dei microrganismi è data da Burkholderia cepacea. È stata poi studiata la stagionalità degli eventi di esacerbazione acuta polmonare e del periodo dell'isolamento dei microrganismi prevalenti, quindi Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureo, ma non è stata evidenziata alcuna prevalenza stagionale. Sono stati poi studiati fattori di rischio per esacerbazione acuta polmonare. Il 70% degli eventi è preceduto dall'utilizzo di terapia antibiotica. Tuttavia non è stata trovata alcuna correlazione tra la classe di antibiotico resistenza del microrganismo isolato in corso di APE e un particolare fattore di rischio per esacerbazione. Poi per ciascun microrganismo isolato in corso di esacerbazione è stata ricercata la sua eventuale presenza nei due isolamenti di sorveglianza immediatamente precedenti. E vediamo che in un'alta percentuale di casi il microrganismo isolato in corso di APE era già stato isolato negli ispettorati di sorveglianza immediatamente precedenti. Infine è stata ricercata una correlazione tra il microrganismo isolato in corso di APE e l'outcome spirometrico dell'evento stesso. Per definire l'outcome spirometrico è stata valutata la differenza tra il FEV1 immediatamente successivo e quello immediatamente precedente l'evento acuto. Dall'istogramma vediamo come per Burkholderia cepacea il numero di peggioramenti spirometrici sia molto superiore rispetto ai miglioramenti. Non è stata raggiunta la significatività statistica, però anche a causa del basso numero di isolamenti che sono stati studiati.
È stata ricercata anche una correlazione tra la classe di antibiotico resistenza del microorganismo isolato in corso di APE e l'outcome spirometrico, e dall'istogramma vediamo come in seguito all'isolamento dei microorganismi MDR il numero di peggioramenti sia circa del 50%, sale di molto dopo gli isolamenti di microorganismi XDR e PANDR. In conclusione, i dati epidemiologici ottenuti sono comparabili con quelli pubblicati dalla letteratura internazionale e dal Centro di Verona. Si concorda con la letteratura sull'utilità di eseguire regolarmente ispettorati di sorveglianza, poiché si conferma che i germi più comuni riscontrati in queste occasioni sono gli stessi isolati in corso di APE. Si evidenzia la necessità di prestare un'attenzione particolare ai pazienti in cui venga isolata Burkholderia cepacea per la numerosità degli isolamenti PANDR e per la correlazione con un outcome spirometrico peggiorato in corso di APE. I pregi del lavoro sono la numerosità degli isolamenti microbiologici complessivi, la distinzione che è stata fatta tra isolamenti di sorveglianza e quelli ottenuti in corso di esacerbazione e il fatto che siano stati studiati numerosi aspetti della microbiologia polmonare. I limiti sono il fatto che si tratta di un'analisi retrospettiva e il numero esiguo di isolamenti di certi microrganismi in alcuni sottogruppi analizzati. Come prospettive future sarebbe auspicabile valutare se l'eradicazione precoce dei germi isolati dalle vie aeree abbia un impatto sui dati di prevalenza e ampliare l'analisi epidemiologica ad una popolazione più numerosa al fine di raggiungere una significatività statistica, questo tramite uno studio multicentrico. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, il relatore ha qualche osservazione e poi se ci sono domande da parte degli altri componenti della Commissione. Sì, vorrei chiederti una cosa che credo un po' ci chiediamo tutti, com'è l'outcome, esula dal tema della tesi, ma come va a finire per questi pazienti? In genere, com'è la sopravvivenza e quali possono essere le soluzioni? Allora, ad oggi la sopravvivenza media è di circa 40 anni e un certo numero di pazienti va incontro al trapianto di polmone. E l'outcome in seguito al trapianto di polmone a 5 anni è di circa il 70% e a 10 anni del 50%. Poi questi pazienti in genere vengono nuovamente infettati dai germi che avevano prima del trapianto perché si trovano ancora nelle alte vie, però in realtà non muoiono di malattia infettiva ma di bronchiolite obliterante i pazienti trapiantati. Niente, complimenti per l'attenzione nel presentare i dati. Volevo una precisazione, o comunque non so se hai la possibilità di avere questo dato. Fa impressione la cepacea, soprattutto per la panresistenza che è frequente, che c'è con questo germe, per questo tipo di pazienti. La riduzione della funzione respiratoria che tu hai valutato con, in particolare hai segnalato il parametro del F1 of EMS, è maggiore nei soggetti con cepacea oppure è indifferente rispetto a chi ha cronicamente altri tipi di batteri? È maggiore anche dal punto di vista dei punti di F1 che vengono persi, per il fatto che la cepacea dà anche una reazione infiammatoria molto importante, quindi oltre a peggiorare più spesso peggiorano anche di più. Poi in realtà, anche se peggiorano tanto, poi dopo l'evento acuto possono anche riprendere una buona quota dei punti di F1 persi, però sì, peggiorano anche più degli altri. Bene, complimenti e grazie. Massimo Dell'Antonia, tema importante, infezione da Zika virus, problema di emergenza di sanità pubblica, aspetti diagnostici ed epidemiologici, relatore professor Dagaro, correlatore dottoressa Ilaria Caracciolo. Buongiorno a tutti.
Lo Zika virus è un flavivirus appartenente al gruppo ecologico degli arbovirus. Il virione presenta un capside icosaedrico ed è fornito di pericapside. Il genoma è rappresentato da un singolo filamento di RNA polarità positiva che codifica per una poliproteina che viene poi clivata nelle tre proteine strutturali M, C ed E e in sette proteine non strutturali, fondamentali nell'assemblaggio e replicazione del virione. Il virus è trasmesso all'uomo tramite vettore ematofago oppure per via sessuale. In seguito al contagio si genera un'infezione localizzata in sede cutanea o mucosa. I virioni migrano poi ai linfonodi loco-regionali e da qui al circolo ematico, generando una viremia breve e a bassa carica. Dal sangue il virus può diffondersi poi a tessuti ed organi bersaglio oppure per via transplacentare al feto, dove attacca prevalentemente le cellule staminali neuronali. L'infezione nell'uomo è asintomatica nell'80% dei casi. Nel 20% dei casi si manifesta clinicamente con un quadro aspecifico ed autolimitante, definito febbre Zika, caratterizzato prevalentemente da rash, febbre, artralgie e congiuntivite. Le complicanze, seppur rare, comprendono la sindrome di Guillain-Barré, meningite, encefalite e meningoencefalite. Il virus presenta inoltre un'importante azione teratogena e l'infezione fetale può determinare alterazioni neurologiche ed oftalmologiche. Nello specifico le più frequenti sono la microcefalia, le calcificazioni cerebrali, la dilatazione degli spazi liquorali e l'atrofia maculare. Il virus è emerso per la prima volta nel 2007. Nei 50 anni precedenti sono infatti riportati solo 18 casi di infezione nell'uomo, benché fosse ben documentata una larga diffusione del virus in Africa e nel sud-est asiatico. Nel 2007 scoppiò la prima ed inaspettata epidemia nello stato di Yap, in Micronesia. Tale epidemia colpì più di 5.000 di 7.000 residenti dell'isola. Nel 2013 scoppiò poi la seconda epidemia, in Polinesia francese, la quale si diffuse rapidamente in numerose isole del Pacifico. E da qui, nel 2015, il virus fu importato in Brasile, dove ha dato origine a un'epidemia ancora in corso, diffusa a tutto il Sud e Centro America. I vettori dello Zika virus sono le zanzare del genere Aedes, nello specifico Aedes africanus, che è responsabile solo del ciclo silvestre in Africa, ed Aedes aegypti albopictus, che sono i vettori coinvolti nel ciclo urbano e quindi responsabili delle attuali epidemie. Lo Zika virus si sta diffondendo a tutte le aree in cui tali vettori sono presenti, seguendo quindi le orme del dengue e del chikungunya. L'Europa è l'unico continente in cui il virus non si è ancora diffuso. Tuttavia, in Europa è presente Aedes albopictus e numerosi sono i casi di importazione, i quali rappresentano una via d'accesso per il virus. Lo Zika virus rappresenta quindi una minaccia anche per il nostro continente, e specialmente per l'Italia, che è il paese europeo maggiormente infestato dal vettore. Sono quindi fondamentali programmi di sorveglianza finalizzati alla diagnosi precoce dei casi di importazione ed attuazione di misure sanitarie adeguate. La diagnosi è però problematica. Essa si basa su criteri clinici, epidemiologici e di laboratorio. La diagnosi clinica epidemiologica è inaffidabile, in quanto l'infezione presenta una clinica specifica e simile al dengue e al chikungunya, ed inoltre i tre virus condividono la stessa diffusione. La diagnosi di laboratorio si basa sulla ricerca dell'RNA virale su siero o altri campioni biologici e sulla determinazione degli anticorpi specifici e neutralizzanti. Tuttavia è anch'essa non priva di criticità, in virtù del breve periodo viremico dell'infezione, dell'incostanza della presenza dello Zika virus in altri campioni biologici quali urina o liquido seminale e dell'elevata cross-reattività della risposta anticorpale anti-Zika virus con altri flavivirus. Infine, i test di neutralizzazione sono costosi, richiedono molti giorni e possono essere effettuati solo in laboratori specializzati per via della manipolazione dei virus vivi. Visto il problema epidemiologico dello Zika virus, abbiamo effettuato una sorveglianza di casi di infezione in Friuli Venezia Giulia. Inoltre, dal momento che all'inizio del progetto non erano disponibili kit commerciali per la diagnosi molecolare, abbiamo messo a punto una PCR real-time in-house da utilizzare nella diagnostica. Per la messa a punto della PCR abbiamo selezionato due primer ed una sonda Tacman. Abbiamo poi eseguito le analisi utilizzando il kit Superscript dell'Invitrogen e lo strumento 7300. In ambito della sorveglianza abbiamo identificato tutti i casi di probabile infezione, sospetta infezione e possibile esposizione a Zika virus in Friuli Venezia Giulia nel periodo novembre 2015-settembre 2016. La diagnosi è stata effettuata mediante test molecolari e sierologici. Inizialmente le indagini molecolari sono state eseguite unicamente con la nostra PCR in-house. Successivamente, a maggio, quando sono usciti i kit Altona e LifeRiver, li abbiamo adottati, sia al fine di una maggiore accuratezza diagnostica, sia per valutare la validità della nostra PCR.
Le indagini serologiche sono invece state eseguite mediante immunofluorescenza, ELISA e PRNT. Per l'immunofluorescenza abbiamo utilizzato il kit mosaico Arbovirus 2. Tale kit fornisce dei vetrini a mosaico che consentono la determinazione qualitativa degli anticorpi specifici diretti contro i virus Zika, Dengue e Chikungunya. Per l'ELISA abbiamo utilizzato il kit anti-Zikavirus dell'Euroimmune, che consente la determinazione quantitativa degli anticorpi specifici diretti contro NS1. Per il PRNT abbiamo infine messo a punto un protocollo in-house ed abbiamo riservato il test a tutti i casi in cui il dosaggio degli anticorpi specifici risultava positivo, per escludere fenomeni di cross-reattività. Per la messa a punto della nostra PCR abbiamo eseguito numerose prove, variando empiricamente i parametri di PCR al fine di determinare le condizioni ottimali, ovvero quelle condizioni che permettono curve di amplificazione ottimali. Le prove sono state eseguite utilizzando un campione di Zikavirus inattivato e diluito 1 a 1000 e 1 a 10.000. Qui vediamo le curve di amplificazione della nostra prima prova. Tutte le curve presentano un andamento seghettato ed inoltre il CT è molto alto. Questa è invece una prova effettuata circa a metà messa a punto. Le curve presentano un andamento migliore ed il CT è diminuito. Queste infine sono le curve di amplificazione della nostra ultima prova. In questo caso sono state amplificate entrambe le diluizioni del virus, i CT sono buoni e la linea di base è ottimale. Abbiamo quindi identificato come condizioni ottimali il mix di reazione e il profilo termico che hanno permesso tali curve di amplificazione. La precisione della nostra metodica è stata valutata eseguendo più misurazioni sugli stessi campioni ed è risultata essere più o meno un ciclo. La specificità invece è stata valutata amplificando campioni di virus dengue, yellow fever, TBE, West Nile e chikungunya, i quali sono stati correttamente non amplificati. Non abbiamo potuto valutare la sensibilità per la mancanza di standard noti, tuttavia uno studio interregionale condotto dall'Istituto Superiore di Sanità ne ha confermato un'elevata sensibilità. Abbiamo infine valutato la sensibilità e la specificità della nostra in-house comparando i risultati ottenuti con la nostra metodica e con i kit LifeRiver Altona nelle analisi dei campioni biologici dei pazienti della sorveglianza. La nostra metodica è risultata sensibile e specifica quanto l'Altona e molto più sensibile della LifeRiver, la quale ha dato falsi negativi nel 50% dei casi. Nell'ambito della sorveglianza abbiamo studiato 24 pazienti, di questi 3 erano casi probabili, 12 sospetti e 9 erano casi di possibile esposizione a Zikavirus. I casi confermati sono stati 3. La diagnosi è stata effettuata mediante valutazione dei risultati di PCR, ELISA e di immunofluorescenza e in 2 casi è stata confermata grazie al PRNT. Concludendo, abbiamo messo a punto una metodica molecolare per la diagnosi di infezione da Zikavirus che è precisa, sensibile, specifica e riproducibile. La nostra PCR in-house è paragonabile al kit commerciale Altona, ma presenta ovviamente costi molto inferiori. La diagnosi di infezione da Zikavirus richiede la valutazione integrata dei risultati dei test molecolari e sierologici ed il protocollo PRNT che abbiamo messo a punto si è dimostrato essere un metodo valido per la conferma diagnostica. Per prevenire la diffusione degli arbovirus e dello Zikavirus in Italia sono fondamentali programmi di sorveglianza basati su un sistema diagnostico accurato e su misure sanitarie atte a ridurre la trasmissione del virus. Nell'ambito della sorveglianza abbiamo identificato 3 casi di infezione da Zikavirus, tutti di importazione e nessun caso autoctono. Inoltre abbiamo anche identificato altri 6 casi di arbovirosi, tra dengue, un probabile chikungunya e 2 toscanavirus. Ovviamente per una valutazione accurata nella situazione epidemiologica dovremo attendere il 31 ottobre, dopo la quale data lo Zikavirus non rappresenterà più una minaccia per il nostro Stato per l'assenza del vettore. Grazie per l'attenzione. Professor Dagaro, qualche commento, qualche domanda? Tante. Professor Fabris. Visto l'interesse probabilmente sull'argomento lascio ai colleghi l'onore e l'onere della domanda. Volevo chiedere quali sono le criticità di questo tipo di infezione che può dare in termini, cioè al di là del quadro generale, ma dico ci sono rischi di cardiotossicità, di epatotossicità o quant'altro? Beh, allora, finora lo Zikavirus ha solamente dato nell'uomo un quadro clinico, diciamo, specifico ed autolimitante, come appunto ho detto prima.
Tuttavia, lo Zika virus può appunto diffondersi anche al tratto genitourinario e causare un'infezione a livello del tratto genitourinario. Tuttavia, questa non si traduce in un quadro patologico, ma solamente nell'eliminazione del virus tramite liquido seminale e urina. In rari casi può dare anche episodi di meningite o encefalite, tuttavia ancora la prevalenza e l'incidenza non è stata definita, e in altri casi può dare anche la sindrome di Guillain-Barré. In questo caso, ad esempio, nella Polinesia francese l'incidenza della Guillain-Barré è stata 0,25 casi ogni 1000 infezioni. Inoltre, nei modelli animali è stata identificata anche un'elevata infezione e replicazione del virus anche a livello del tessuto muscolare scheletrico e del miocardio contrattile. Tuttavia, nell'uomo non è mai stata identificata alcuna replicazione del virus a livello di tali tessuti e non è mai stato identificato alcun miotropismo o cardiotropismo, anche se questo è stato documentato per altri flavivirus e quindi è un aspetto ancora in dubbio che va chiarito con ulteriori studi. Posso chiederti, visto il problema nella donna gravida, no? Il problema principale è quello della microcefalia, questa diagnostica è applicabile sul liquido amniotico, sangue del funicolo, tutti e due? Allora, hanno fatto delle prove anche di PCR sul liquido amniotico, tuttavia ancora non sappiamo la validità della PCR sul liquido amniotico. Ovviamente, se questo risulta positivo, abbiamo la certezza dell'infezione fetale. Se risulta negativo, non possiamo ancora escluderlo. Avevi fatto un cenno ai costi di questa diagnostica, sì. Di fatto poi dopo hai mostrato una metodica in-house che avete elaborato qui nel vostro laboratorio. Potresti un attimo molto brevemente accennare a cosa sono dovuti questi costi? I kit commerciali ovviamente vengono pagati a pacchetto e vengono forniti dall'azienda. Un kit commerciale come l'Altona costa 2.000-3.000 euro. Invece la nostra PCR costa solamente per l'acquisto dei reagenti, in totale per fare 1000 reazioni saranno 200-300 euro, mentre il kit Altona costa 2000-3000 euro per 100 reazioni. Quindi il vostro metodo abbatte anche questo problema? Sì, esatto. Beh, molto interessante questo dato, perché ti parla della riproducibilità della metodica, che quindi può essere anche esportata in paesi che forse possono avere minori risorse. E quindi così. Grazie. Bene, Sara Lovrica. Studio delle variazioni di TRAIL in patologie endocrino-metaboliche. Relatore professor Bruno Fabris, correlatrice dottoressa Stella Bernardi, Flair Bossi. Prego. Buon pomeriggio a tutti. TRAIL è l'acronimo per TNF-related apoptosis inducing ligand. Si tratta di una proteina che appartiene alla superfamiglia del TNF, ubiquitariamente espressa sia come proteina transmembrana, ma che può anche essere clivata e trimerizzare spontaneamente, come rappresentato in figura. Essa si lega a specifici recettori, noti anche come death receptors, poiché la prima funzione attribuita a TRAIL era quella di indurre apoptosi in cellule alterate, quelle tumorali o infette. TRAIL invece risparmia le cellule sane. Su queste cellule non sono ancora ben noti però gli effetti esercitati da questa proteina. Recenti studi suggeriscono che TRAIL possa avere un ruolo nella regolazione del metabolismo e del peso corporeo. In particolare, Di Bartolo e Bernardi hanno dimostrato che animali senza TRAIL ingrassavano maggiormente rispetto ai controlli e che animali trattati con TRAIL in dieta iperlipidica sviluppavano una minore insulinoresistenza e un minore aumento ponderale. TRAIL sembra quindi avere un effetto protettivo verso l'aumento ponderale e l'obesità. Nel nostro studio abbiamo considerato due condizioni endocrino-metaboliche tipicamente associate ad alterazioni del peso corporeo e del metabolismo, la sindrome metabolica e i distiroidismi. Ricordo che secondo l'IDF la sindrome metabolica è definita come obesità più o almeno due dei seguenti parametri: ipertrigliceridemia, basso colesterolo HDL, disglicemia e ipertensione. I distiroidismi sono invece classicamente suddivisi in iper- e ipotiroidismo a seconda dei livelli di ormoni tiroidei. Il primo si associa solitamente a una riduzione del BMI, il secondo a un suo aumento.
Scopo del nostro studio è stato quindi quello di valutare le variazioni di TRAIL nella sindrome metabolica e nei distiroidismi. In particolare, nel primo studio abbiamo valutato i livelli di TRAIL in pazienti con sindrome metabolica, l'effetto della metformina sui livelli di TRAIL e la relazione tra TRAIL e BMI. Nel secondo siamo invece andati a valutare i livelli di TRAIL in pazienti iper e ipotiroidei prima e dopo specifico trattamento e anche qui la relazione tra TRAIL e BMI. Vediamo il primo studio. Per valutare i livelli di TRAIL in pazienti con sindrome metabolica abbiamo reclutato 70 pazienti affetti da questa condizione e 63 controlli, misurandone diversi parametri antropometrici e laboratoristici. Inoltre, tutti i pazienti sono stati sottoposti a dosaggio di TRAIL mediante l'AISA. Per valutare invece l'effetto della metformina sui livelli di TRAIL in questi pazienti, abbiamo selezionato una casistica ridotta di 24 pazienti con sindrome metabolica e li abbiamo sottoposti a trattamento con metformina a dosi crescenti per 9 mesi. La tabella riassume le caratteristiche clinico-metaboliche dei controlli e dei pazienti con sindrome metabolica a tempo zero. Possiamo osservare in particolare come tutti i pazienti con sindrome metabolica presentassero le 5 caratteristiche tipiche di questa condizione: un aumento del BMI, del glucosio, dei trigliceridi e della pressione arteriosa sistemica con riduzione del colesterolo HDL. È risultato che i valori di TRAIL erano significativamente aumentati nei pazienti con sindrome metabolica rispetto ai controlli a tempo zero. Ma non abbiamo trovato alcuna correlazione tra TRAIL e BMI. Nel sottogruppo di pazienti con sindrome metabolica trattati con metformina, è risultato che il farmaco aumentava i livelli di TRAIL in tutti i tempi considerati rispetto a tempo zero, ma la significatività statistica era presente solo a un mese dall'inizio della terapia. Per quanto riguarda il BMI, invece, esso si riduceva progressivamente nel corso di tutti i 9 mesi di osservazione, con un picco particolarmente significativo nella sua riduzione a 6 mesi. Anche in questo sottogruppo di pazienti non abbiamo trovato una relazione tra TRAIL e BMI, e infatti l'andamento dei due parametri era molto diverso. Questo sembra suggerire che non vi sia una relazione tra l'effetto specifico di TRAIL sul peso corporeo, ma che questo si riduca in dipendenza dalla metformina associata alla dieta. Passiamo al secondo studio. Per valutare i livelli di TRAIL in pazienti con distiroidismi, abbiamo considerato 49 pazienti ipertiroidei, 28 ipotiroidei e 39 pazienti eutiroidei di controllo. I pazienti, una volta che abbiamo registrato tutti i dati di nostro interesse, hanno iniziato una terapia specifica per la loro condizione, che consisteva in tionamidi per gli ipertiroidei e in levotiroxina per gli ipotiroidei. Una volta raggiunto l'eutiroidismo, tutti i pazienti sono stati rivalutati per i parametri di nostro interesse, con particolare attenzione per TRAIL e peso corporeo. Anche questa tabella riassume le caratteristiche clinico-metaboliche dei controlli e dei pazienti con distiroidismo. Possiamo vedere come sia gli ipertiroidei che gli ipotiroidei, prima del trattamento, presentassero rispettivamente un aumento e una riduzione degli ormoni tiroidei e che questi ultimi si normalizzavano dopo terapia. TRAIL è risultato significativamente aumentato negli ipertiroidei e significativamente ridotto negli ipotiroidei, mentre i suoi livelli si riducevano significativamente sia negli iper che negli ipotiroidei dopo il trattamento. Abbiamo inoltre riscontrato una correlazione significativa tra TRAIL e ormoni tiroidei, sia per quanto riguarda T3 che T4. Ci siamo quindi chiesti se anche nei pazienti con sindrome metabolica vi fosse una correlazione tra funzione tiroidea e TRAIL. Ed effettivamente abbiamo trovato una correlazione negativa, vicina alla significatività statistica, tra TRAIL e TSH. Ci siamo quindi domandati se gli ormoni tiroidei fossero in grado di stimolare la produzione di TRAIL. E a tal proposito, con l'aiuto della dottoressa Bossi, abbiamo isolato i linfomonociti di 8 donatori sani, li abbiamo messi in coltura e stimolati con dosi diverse di T3 e di T4. Siamo andati quindi a valutare l'espressione genica di TRAIL e l'espressione proteica. Ne è risultato che T3, ma non T4,
è in grado di stimolare la produzione di TRAIL in vitro in entrambe le condizioni, ossia sia per la condizione di espressione genetica che di espressione proteica. Concludendo, nel primo studio abbiamo dimostrato che TRAIL è aumentata nei pazienti con sindrome metabolica, forse per un meccanismo compensatorio per l'insulina, per il TRAIL resistenza di questi pazienti. Abbiamo poi osservato che la produzione di TRAIL è indotta dalla metformina, ma che non vi è una correlazione tra TRAIL e peso corporeo. Nel secondo studio abbiamo dimostrato l'esistenza di un'associazione significativa tra TRAIL e ormoni tiroidei e che T3 stimola in maniera significativa la produzione di TRAIL in vitro. Alla luce di tali dati è possibile ipotizzare che TRAIL sia in grado di mediare, almeno in parte, gli effetti metabolici degli ormoni tiroidei. Saranno ovviamente necessari ulteriori studi per definire meglio il ruolo di TRAIL nella regolazione del metabolismo. Grazie. Domande da parte dei commissari, osservazioni? No? Grazie allora. Grazie. Allora, Riccardo Marion. Carcinomi di intervallo della mammella, valutazione a 10 anni dall'introduzione del programma di screening regionale, correlatore dottor Gabriele Bellio Fabiola Giudici, relatrice la sottoscritta. Prego. Buongiorno a tutti. Innanzitutto dobbiamo valutare quella che è l'epidemiologia del carcinoma mammario, in quanto rappresenta il secondo tumore al mondo per incidenza, dietro solo ai tumori polmonari. Per quanto riguarda le cause di morte, rappresenta la principale causa di morte cancro correlata tra le donne europee. Inoltre possiamo dire che con l'introduzione del programma di screening è stata diminuita la mortalità, nonostante sia aumentata l'incidenza, in quanto lo screening ha permesso di individuare e diagnosticare le lesioni mammarie ad uno stadio più precoce, consentendone un trattamento più efficace. Per quanto riguarda lo screening mammografico, le linee guida europee stabiliscono che debba avere una cadenza biennale e coinvolgere donne di età compresa tra i 49 e i 69 anni. In Friuli Venezia Giulia è stato attivato dal gennaio 2006 e presenta un tasso di adesione per quanto riguarda la provincia di Trieste del 56%. Tale risultato non è soddisfacente, diciamo, per quanto riguarda il tasso sperato europeo. Tuttavia bisogna considerare una fetta di donne che si sottopongono personalmente ad uno screening senza seguire il programma regionale. Con l'introduzione del programma di screening sono emersi i carcinomi di intervallo, i quali sono definiti come tumori in situ invasivi, diagnosticati nell'intervallo tra due mammografie di screening consecutive, delle quali la prima è risultata negativa. Per quanto riguarda il nostro studio, abbiamo eseguito un confronto tra queste lesioni di intervallo con i carcinomi di screening, individuati quindi col programma di screening. In questo modo abbiamo confrontato le popolazioni secondo alcune variabili. È stata eseguita inoltre, in collaborazione con la radiologia di Catinaro, una revisione radiologica che ha coinvolto 3 radiologi esterni alla struttura ospedaliera di Catinaro e dei quali addirittura uno al di fuori della regione. In questo modo è stata valutata la qualità del programma di screening della provincia di Trieste. Il nostro studio è uno studio che ha coinvolto pazienti comprese che hanno intrapreso regolarmente il programma di screening da gennaio 2008 a dicembre 2013. Sono state escluse le pazienti del biennio 2006-2007 in quanto considerato round di prevalenza. Inoltre sono stati esclusi i carcinomi insorti dopo il 2013 in quanto possono esserci dei carcinomi in intervallo che non si sono ancora resi manifesti. Per quanto riguarda la popolazione che è selezionata, abbiamo ottenuto 338 pazienti su 1092 carcinomi operati dalla struttura di chirurgia generale e seguite mediante un percorso diagnostico-terapeutico assistenziale dalla Breast Unit di Trieste. Queste 338 pazienti sono state suddivise in 262 carcinomi screen detected e 76 carcinomi di intervallo. Le variabili analizzate riguardano
l'anamnesi delle pazienti piuttosto che diversi aspetti, quindi l'intervento eseguito sulle pazienti, la terapia adiuvante post-operatoria che è stata somministrata, le caratteristiche anatomopatologiche della lesione ed infine la sopravvivenza valutata come globale e libera da malattia. La prima variabile considerata è l'età media della diagnosi. Nonostante il nostro studio non riporti un dato statisticamente significativo, la letteratura, dalla letteratura emerge come i carcinomi intervallo insorgano prevalentemente in mammelle in donne con età inferiore, più giovani. E per quanto riguarda invece la densità della mammella, è stato visto che innanzitutto abbiamo suddiviso le mammelle secondo la classificazione radiologica BIRADS in bassa densità ed alta densità. Dal nostro studio, seppur il risultato non sia statisticamente significativo, tuttavia mostra il trend di queste lesioni di intervallo ad insorgere in mammelle più dense, in accordo con quanto emerso in letteratura. Per quanto riguarda la familiarità, abbiamo visto come il 32% dei carcinomi in intervallo presentino una familiarità di primo grado, quindi madre, sorella, che hanno avuto un carcinoma mammario, rispetto a quelle screen detected che sono circa la metà. Il tutto in accordo con quanto dimostrato in letteratura. E in seguito abbiamo valutato i risultati ottenuti dall'intervento chirurgico eseguito e si è visto che la chirurgia conservativa è stata applicata prevalentemente nella popolazione dei carcinomi individuati con lo screening, mentre invece interventi più demolitivi quali la mastectomia sono stati eseguiti nella popolazione di intervallo nel 25% dei casi, a differenza del 15% che è stato eseguito nei carcinomi screen detected. La radioterapia inoltre, dal momento che viene associata ad una chirurgia, viene sempre associata alla terapia conservativa, risulta in effetti essere stata più eseguita nella popolazione screen detected. Per quanto riguarda la chirurgia linfonodale, nonostante il nostro dato non sia significativo, è stato osservato un maggior numero di dissezioni ascellari nella popolazione di intervallo rispetto alla popolazione screen detected. Anche questo concorda con la letteratura e abbiamo ottenuto, per quanto riguarda le variabili anatomopatologiche, dei risultati statisticamente significativi per quanto riguarda la dimensione del tumore, in quanto è stato visto che alla diagnosi i carcinomi di intervallo si presentavano con dimensioni al di sopra dei 2 cm nel 37% dei casi, a differenza del 21% riscontrato nei carcinomi screen detected. Ed inoltre il grading, allo stesso modo significativo, che rappresenta il grado di differenziazione del tessuto tumorale rispetto al tessuto di origine, si presenta scarsamente differenziato nel 40% dei carcinomi di intervallo rispetto al 16% dei carcinomi screen detected. La variabile sul coinvolgimento metastatico linfonodale non ha dato risultati significativi, ciononostante il tutto concorda con lo studio in letteratura di Chatto eseguito a Verona. Per quanto riguarda la tipologia tumorale, è stato dimostrato che i carcinomi di intervallo insorgono prevalentemente, sono riscontrati in forma invasiva rispetto ai carcinomi screen detected, come da notare in letteratura. Allo stesso modo, in accordo con la letteratura, il KI67 concorda con uno studio recente svedese secondo cui l'indice di proliferazione al di sopra del 20%, che è il cut-off soglia, è presente nel 53% dei carcinomi in intervallo rispetto al solo 35% riscontrato nei carcinomi screen detected. Per quanto riguarda il profilo molecolare di St. Gallen, si è visto che un alto numero di tripli negativi si ha nella popolazione di intervallo. Questi presentano una prognosi peggiore e si è visto che sono addirittura il triplo dei tripli negativi presenti nei carcinomi screen detected. Nella popolazione diagnosticata con lo screening si vede la predominanza dei luminali, che quindi esprimono recettori estrogenici. È stata eseguita quindi
la valutazione sulla base della terapia adiuvante somministrata alle pazienti e in accordo con la maggiore espressione di profilo molecolare triplo negativo si è visto il maggior uso di chemioterapia nella popolazione di intervallo. Il rapporto si inverte per quanto riguarda invece la terapia ormonale, che appunto era presente in un maggior numero che viene somministrata in carcinomi luminali, i quali erano presenti soprattutto nei carcinomi screen detected, il tutto in accordo con lo studio in letteratura. E a questo punto abbiamo valutato quella che è la sopravvivenza globale delle due popolazioni e abbiamo visto come i carcinomi intervallo presentino una sopravvivenza a 5 anni inferiore rispetto ai carcinomi diagnosticati con lo screening. Tra l'altro, da notare anche il fatto che la maggior parte dei decessi avvenuti nella popolazione intervallo avvengono nei primi 2 anni dall'intervento chirurgico. Questo suggerisce il fatto che possano essere diagnosticati in uno stadio più avanzato rispetto agli screen detected, che quindi provoca i decessi precoci. Per quanto riguarda la sopravvivenza libera da malattia, anche questa è in accordo con la letteratura e si presenta inferiore nella popolazione di carcinomi di intervallo. Ed è stata valutata poi la sopravvivenza globale nelle due popolazioni luminali e non luminali e si è visto un risultato significativo per quanto riguarda i luminali e quindi si è visto un 81% di sopravvivenza a 5 anni per quanto riguarda i carcinomi di intervallo rispetto al 95% di carcinomi screen detected, mentre invece per quanto riguarda i non luminali non sono emersi dati statisticamente significativi. Questo induce a pensare che non conti tanto nella popolazione dei non luminali il fatto della modalità di insorgenza del carcinoma di intervallo o piuttosto che durante lo screening, quanto prevalga il fatto che esprima un sottotipo molecolare non luminale. Anche questo in accordo con la letteratura. A questo punto abbiamo analizzato le variabili oggetto dello studio, valutando quello che è il loro peso dal punto di vista prognostico sulla mortalità delle pazienti e si è visto che sono risultate statisticamente significative la modalità di accesso alle dimensioni del tumore e il sottotipo molecolare espresso. Queste tre variabili sono state analizzate secondo un'analisi multivariata ed è emerso che il ruolo, le variabili che condizionano maggiormente la prognosi sono dimensioni del tumore e sottotipo molecolare espresso, in accordo con lo studio di Van der Vecht in letteratura. È stata eseguita inoltre la revisione radiologica da parte della radiologia di Catinara e sono emersi un 60% di carcinomi veri negativi che quindi sono insorti ex novo in seguito alla mammografia di screening, alla prima mammografia di screening che era risultata negativa, e invece è emerso un 32% di falsi negativi. Questi carcinomi falsi negativi sono una percentuale in linea non con le linee guida europee, le quali però non definiscono neppure la modalità con cui deve essere eseguita la revisione radiologica, però tuttavia sono in linea con altri studi eseguiti in Italia. Per quanto riguarda poi il sottotipo molecolare espresso nella popolazione dei veri intervalli, è da notare il fatto che ci sia un 23% di tripli negativi, di carcinomi tripli negativi, quindi a prognosi peggiore. Concludendo, quindi, è stato dimostrato dal nostro studio un comportamento differente tra le popolazioni di intervallo e screen detected. I risultati dimostrano che i carcinomi di intervallo sono maggiormente aggressivi e questo è giustificato dal fatto che si presentino di dimensioni maggiori alla diagnosi e presentino un profilo molecolare non luminale al quale è associata una prognosi peggiore. Ci sentiamo di ribadire l'importanza dello screening in quanto nonostante l'insorgenza dei carcinomi di intervallo non rappresenta un'inefficacia del programma di screening, pur essendo tuttavia un insuccesso. Gli obiettivi futuri che ci auspichiamo sono l'esecuzione e l'introduzione di una revisione radiologica annuale che permette sia da un lato di valutare la qualità del programma di screening, sia dall'altro creare un set di mammografie utili alla formazione di radiologi coinvolti appunto nel programma. Inoltre sarebbe auspicabile la creazione di uno screening personalizzato sulla base dei fattori di rischio delle pazienti, quali densità della mammella e familiarità per carcinoma mammario, in modo da offrire alle pazienti un adeguato percorso diagnostico con la cadenza temporale più adeguata e le tecniche.
tecniche migliori di indagine. Grazie per l'attenzione. Parlando sì. Di... Prego. Beh, quando si parla di screening mi si invita a nozze, dal punto di vista metodologico almeno. E una delle domande che volevo fare è appunto la revisione quanti falsi negativi, che è la misura di efficacia di un test di screening nella valutazione. Appunto. E abbiamo visto che c'è un 30%. È stato preso in considerazione nell'analisi di sopravvivenza poi questo 30%? Cioè, evidentemente un 30% di falsi negativi vuol dire che aumenta il tempo di arrivato, no? Sì. Quindi tutte le dimensioni, queste sarebbero effettivamente delle misure che ci dicono che l'efficacia è bassa. Ripulendo da questo 30%, si hanno ancora risultati che possono essere attribuiti a quell'altro tempo, quello lungo? Allora diciamo che l'ideale sarebbe riuscire a valutare il campione confrontandolo con i veri carcinomi di intervallo per avere un dato più preciso, perché i falsi negativi non sono... diciamo un parametro significativo, se vogliamo. E il risultato auspicabile sarebbe riuscire ad ottenere un aumento della popolazione per eseguire un confronto appunto adeguato e riuscire a valutare quelle che sono le caratteristiche e anche l'impatto in termini di sopravvivenza da parte dei veri intervalli, che sono quelli che a noi interesserebbero maggiormente. Il nostro campione non era numerosissimo, però insomma, i presupposti ci sono per magari ampliare il campione. Posso? Sì, io premetto che non conosco la letteratura riguardo a questo argomento, ma mi ha molto interessato perché hai fatto una presentazione molto ricca e approfondita, mi sembra molto valida, devo sottolinearlo. Ma anch'io sono rimasto impressionato da un 32% di falsi negativi e tu avevi accennato all'inizio che c'era stata una validazione dei risultati radiologici con radiologi che provenivano da fuori regione. Ora, e poi auspicavi nelle conclusioni una maggior preparazione specifica su questo tipo di, da parte di chi si occupa della lettura, della mammografia, eccetera. Qual è, secondo te, poi dopo in pratica la variabilità che tu hai visto fra la lettura dei radiologi nostri e la lettura dei radiologi esterni? E diciamo se avete messo in atto o sono programmati delle misure per poter migliorare questa lettura. Allora, diciamo che per quanto riguarda la revisione radiologica ha mostrato un 32% di falsi negativi che tuttavia sono anche in linea con i risultati ottenuti da altri studi in Italia. Quindi diciamo che la realtà triestina non è al di fuori di quelli che sono i parametri. Sarebbe auspicabile, secondo le linee guida europee, ottenere un 20% di falsi negativi, però non è stato determinato né la modalità con cui deve essere eseguita la revisione radiologica e diciamo che non è da poco, perché comunque il fatto di diciamo coinvolgere determinate figure può influenzare quella che è la lettura radiologica, quindi questo è sicuramente un aspetto che dovrebbe essere definito a livello universale, se vogliamo. Inoltre non è neppure obbligatorio eseguire una revisione radiologica, tantomeno annuale, sarebbe diciamo è una prova di forza, se vogliamo, di un reparto che si mette in discussione e valuta quella che è la sua percentuale di falsi negativi, quindi sarebbe auspicabile appunto che fosse un po' definita un po' meglio a livello generale la situazione. Allora, solo un'osservazione, so che non era l'obiettivo, ma avevate fatto o pensate di fare un'analisi genetica poi sulla non era stata considerata, esatto, come ipotesi, però eventualmente si può comunque considerare in seguito, diciamo. Sì, se posso solo fare un commento, noi abbiamo dimostrato una prevalenza di familiarità.
le pazienti che hanno i tripli negativi, che sono i tumori più aggressivi, ma che devono stare al di sotto dei 50 anni e quindi non rientrano in questa fascia di età, d'amblè fanno il test genetico. Dopo, per rispondere invece al discorso dello screening, io devo assolutamente validare quella che è l'affidabilità del programma di screening nostro e soprattutto dire che a Trieste, grazie al lavoro dei radiologi e al lavoro dell'anatomopatologo, Trieste è stata l'unica realtà triestina regionale che ha fatto questo programma di revisione, chiamando due radiologi esterni e soprattutto una terza figura molto molto famosa e molto competente. Ed è la prima volta che è stato fatto questo lavoro. È chiaro che l'obiettivo, come diceva anche il professor Confalonieri, è quello di confezionare un set di mammografie, di modo che a questi radiologi, che comunque sono certificati perché leggono 5.000 mammografie all'anno, cercare di migliorare ancora di più. E l'altro obiettivo è quello in quelle mammelle, chiamiamole dense, che possono sfuggire alla mammografia, identificarle sulla base dei fattori di rischio e personalizzare ancora di più il confronto. Stiamo parlando di screening, quindi stiamo parlando anche di programmi, di investimenti, di politica sanitaria, quindi di costi. A posto? Ok, grazie. Allora ci ritiriamo. Allora, noi ci ritiriamo una decina di minuti per poter fare il computo del punteggio e dopo faremo le proclamazioni e andremo avanti. Prego.
Prego i candidati di prendere posto, per piacere. Okay. Bene. Allora, passiamo alla proclamazione. Prima raccomandazione, siamo sempre in ospedale, quindi le manifestazioni di gioia, calmeriamole. Ok, bene. Sì, adesso faccio tutto. Bene. Allora, abbiamo concluso, sono stati tutti molto bravi e quindi adesso passiamo alla proclamazione. Allora, con i poteri conferitimi dal magnifico Rettore, sono in grado di proclamarvi dottori in medicina e chirurgia, rispettivamente con i seguenti punteggi. Antonio Bignotto, 107 su 110. Veronica Canal, 110 su 110 lode. Massimo Dell'Antonia, 110 su 110 lode. Mi cade il cappellino. Sara Lovrica, 110 su 110 lode. Riccardo Marion, 110 su 110 e lode. Prenderei, se magari le persone che devono uscire, ecco, aspettiamo un attimo che non facciamo troppa confusione. Ci sono due su quanti, tutti testati, i colleghi. Un po' di più della media nazionale. Solo per te, sai. C'è poco da fare. Ok, sono leggi. Va bene, allora, com'è? Chiamo Elena Pierobon, titolo della tesi studio osservazionale retrospettivo sull'efficacia e tollerabilità degli inibitori del cotrasportatore SGLT2 in pazienti con diabete mellito di tipo 2 e nuove prospettive terapeutiche, dai trial clinici alla real life. Relatore, professor Fabris, correlatore, dottor Riccardo Candido. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il diabete è ormai una vera e propria emergenza globale. Incidenza e prevalenza continuano ad aumentare, tanto che oggi una persona su 11 è diabetica e a livello globale ormai si contano 400 milioni di soggetti affetti. Nel 90% dei casi si tratta di diabetici di tipo 2. È una patologia nella quale si assiste ad un deficit nell'utilizzo dell'insulina, che progressivamente vede un danno a carico alla beta cellula che porta anche alla riduzione della produzione dell'ormone. Una patologia sostenuta da uno stile di vita scorretto e in particolare dall'inattività fisica e dalla sovralimentazione. La ricerca in ambito diabetologico negli ultimi anni ha compiuto enormi passi in avanti. Infatti è possibile non solo utilizzare una terapia insulinica di tipo sostitutivo, ma anche dei farmaci che aiutano a produrre l'ormone a livello pancreatico, come sulfanilureae e glinidi. Lo stesso attuano i più recenti GLP-1 analoghi e i PPI-4 inibitori, che invece agiscono a livello intestinale, a livello del ormoni incretinici. La seconda via farmacologica è invece quella di aumentare la sensibilità dell'ormone a livello periferico, e in particolare agiscono in questo modo la metformina a livello epatico e il pioglitazone a livello del muscolo scheletrico del tessuto a riposo. Terzo meccanismo terapeutico a nostra disposizione è ridurre l'assorbimento del glucosio in sede intestinale, ed è proprio in questo modo che agisce la carbose. Nonostante l'ampio ventaglio di scelta, poco più della metà dei pazienti riesce a raggiungere il target terapeutico prefissato.
È in questo contesto che si inseriscono gli SGLT2 inibitori, che sono i farmaci protagonisti di questa tesi. Gli SGLT2 inibitori oggi disponibili in Italia sono tre: dapagliflozin, canagliflozin ed empagliflozin. Di questi sono riportati i dosaggi e i nomi commerciali della singola molecola e dell'associazione precostituita con metformina. SGLT2 è un cotrasportatore di sodio e glucosio localizzato a livello del tubulo contorto prossimale del nefrone ed è responsabile del riassorbimento di circa il 90% del glucosio che viene filtrato in sede glomerulare. I farmaci attuano un'inibizione di tipo competitivo, quindi di fatto viene meno il riassorbimento del glucosio in sede tubulare e si ha un'attiva escrezione del monosaccaride con le urine. Questa escrezione dipende direttamente dalla glicemia e dalla capacità di filtrazione glomerulare, quindi l'unica controindicazione di fatto è l'utilizzo del farmaco per pazienti che hanno una compromissione della funzionalità renale. L'utilizzo di SGLT2 inibitori è sostenuto dall'evidenza in letteratura di una sovraespressione di SGLT2 nei soggetti diabetici rispetto ai controlli sani. La sovraespressione determina quindi un aumento del riassorbimento del glucosio per questi soggetti e quindi di conseguenza un mantenimento dell'iperglicemia e quindi un danno alla beta cellula derivante dalla glucotossicità. L'escrezione di glucosio con le urine determina riduzione della glicemia, che può essere valutata attraverso diversi parametri clinici, l'emoglobina glicata, ma anche la glicemia a digiuno oppure postprandiale. Inoltre vi è una sottrazione di chilocalorie dal fabbisogno giornaliero e quindi questo determina una riduzione della massa grassa e del peso corporeo. Il glucosio è poi una molecola osmoticamente attiva, quindi l'utilizzo del farmaco correla ad una diuresi osmotica che ha degli effetti benefici sulla pressione arteriosa e sull'uricemia. Secondo i dati di letteratura, poi, all'utilizzo del farmaco conseguono delle alterazioni del profilo lipidico, che sono in parte positive, come l'aumento del colesterolo HDL e la riduzione dei trigliceridi, e in parte invece negative, con aumento del colesterolo totale ed LDL. Il meccanismo d'azione del farmaco correla anche direttamente con l'insorgenza di eventuali effetti collaterali. Il più frequente in letteratura è l'ipoglicemia, che però sembra essere segnalato solamente per coloro che associano la glifozina ad insulina oppure a sulfanilurea. Secondo per frequenza è l'infezione genitale, che è molto più frequente nel sesso femminile rispetto che in quello maschile. Ci sono poi gli effetti collaterali derivanti dalla diuresi osmotica, quindi la poliuria e i sintomi di deplezione di volume, come capogiri ed ipotensione ortostatica. Inoltre l'AIFA segnala il rischio, piuttosto raro però grave, di insorgenza di chetoacidosi diabetica, che è stata riscontrata soprattutto in pazienti diabetici di tipo 1 e in forma atipica euglicemica, che quindi ritarda sia la diagnosi che il trattamento. Abbiamo effettuato uno studio di real life, il cui scopo è quello di valutare la reale trasferibilità dei dati di letteratura nella pratica clinica di tutti i giorni, dove i pazienti sono molto più eterogenei per età, per comorbidità e per aderenza terapeutica. Ci siamo proposti di valutare il profilo di efficacia e tollerabilità dei farmaci ad un anno dalla loro entrata in commercio e di considerare questi stessi parametri anche in una sottopopolazione di diabetici di tipo 1. Inoltre, per poter considerare un confronto diretto con i pazienti, è stato sottoposto ad un campione di questi un questionario di valutazione del farmaco. Dal maggio 2015 al luglio 2016 sono stati 398 i pazienti in terapia con SGLT2 inibitori seguiti dai centri diabetologici distrettuali di Trieste. Nella maggior parte dei casi si tratta di diabetici di tipo 2 e vi è poi un piccolo sottogruppo di diabete mellito di tipo 1 e un paziente con diabete monogenico. In accordo con le linee guida italiane, la maggior parte di questi associa la glifozina ad un altro ipoglicemizzante orale, primo fra tutti la metformina, che rimane comunque il farmaco di prima scelta. Nella metà dei casi, inoltre, l'SGLT2 inibitore era associato ad insulina. Si tratta di una popolazione che si distribuisce abbastanza omogeneamente fra due sessi, che ha un'età media di 64 anni e una durata di diabete piuttosto lunga, attorno ai 12 anni. Le caratteristiche cliniche che hanno fatto scegliere per questo tipo di terapia sono principalmente due. Da un lato sono soggetti che non hanno raggiunto il target glicemico e dall'altro si tratta di una popolazione per lo più sovrappeso oppure obesa. È stata attuata una valutazione retrospettiva che ha preso in considerazione una serie di dati di efficacia suggeritici dalla letteratura. Questo impostando un follow-up in 237 pazienti. Nella maggior parte dei casi i dati sono disponibili a 3 e a 6 mesi dall'inizio della terapia e per 29 soggetti è stato possibile impostare un follow-up ad un anno. Oltre ai dati di efficacia, abbiamo considerato anche la tollerabilità del farmaco, considerando eventuali effetti collaterali insorti nel corso della terapia ed eventuali sospensioni. Il primo outcome è sicuramente la variazione dell'emoglobina glicata, che si è dimostrata clinicamente rilevante e statisticamente significativa nel corso di tutto l'anno di terapia.
Per poter approfondire questo aspetto, abbiamo condotto un'analisi multivariata per valutare quali fossero i fattori che si associano ad una riduzione maggiore, in particolare maggiore dell'1%. L'analisi prende in considerazione il sesso, l'età, la durata di malattia e l'associazione con altri farmaci. E abbiamo notato come soggetti di sesso maschile sembrano trarre maggior benefici dall'utilizzo del farmaco, mentre sono svantaggiati i soggetti anziani e in particolare con età superiore ai 65 anni. Specchio dell'emoglobina glicata è la riduzione della glicemia a digiuno, che è sempre clinicamente rilevante e mantenuta nel corso di tutto il follow-up con significatività statistica. E allo stesso modo la glicemia postprandiale, in cui manca la rilevanza statistica a 12 mesi a causa della bassa numerosità del campione in esame. Il peso è un altro parametro che ci ha dato grandi soddisfazioni, infatti cala in modo progressivo, mantenuto nel tempo e sempre statisticamente significativo. Ad un anno di terapia vengono persi in media rispetto al baseline 5 kg e 600 grammi. La pressione arteriosa ha mostrato delle variazioni che sono di minima entità e che non raggiungono mai la significatività statistica. Si tratta di una popolazione che al baseline è normotesa e di fatto nel corso del follow-up sia la pressione sistolica che diastolica rimane invariata. L'acido urico, invece, mostra una riduzione che è progressiva nel tempo e sempre dotata di significatività statistica fino ai 12 mesi. Il profilo lipidico ci ha dato dei risultati che sono inattesi ed incoraggianti. Se infatti si nota l'aumento del colesterolo HDL e la riduzione della trigliceridemia, è possibile notare come nel nostro studio sperimentale vi sia anche una riduzione del colesterolo totale e della frazione LDL. Questa è dimostrazione del fatto che i consigli di tipo dietetico comportamentali che vengono dati nel corso di ogni visita ambulatoriale e l'utilizzo delle statine, che sono farmaci molto utilizzati da questo tipo di pazienti, possono controbilanciare un eventuale effetto collaterale che nel nostro studio appunto non è stato evidenziato. Le reazioni avverse sono segnalate da un quarto dei pazienti. E nella maggior parte dei casi si tratta di infezioni genitali. Sono degli effetti collaterali che incidono sulla qualità della vita quotidiana, tanto che il 50% dei pazienti, a causa dell'effetto collaterale, decide di sospendere la terapia. Le interruzioni hanno riguardato un soggetto su 5, per reazione avversa, come visto precedentemente, ma anche per mancata compliance o per fallimento terapeutico. Ancora una volta abbiamo cercato di approfondire questo aspetto con un'analisi multivariata che ha preso in considerazione gli stessi parametri visti precedentemente. Ecco che i soggetti anziani, con età superiore ai 65 anni, sembrano maggiormente a rischio di sospendere la terapia, mentre l'associazione fra SGLT2 inibitori, metformina e insulina sembra in qualche modo protettivo, appunto a sostegno di una scelta verso la politerapia. Per quanto riguarda i pazienti con diabete di tipo 1, si tratta di una piccola sottopopolazione che associa l'SGLT2 inibitore prescritto in modalità off-label all'insulina in regime basal bolus. Si tratta di una popolazione più giovane rispetto a quella vista precedentemente e che convive con più anni dalla malattia. Le caratteristiche cliniche che hanno fatto scegliere per questo tipo di farmaco sono le stesse viste precedentemente, quindi manca il controllo glicemico e sono soggetti che beneficerebbero di una perdita di peso. La prescrizione off-label è sostenuta da una serie di articoli presenti oggi in letteratura che ci dimostrano come anche per pazienti con diabete di tipo 1 sia possibile ottenere, grazie agli SGLT2 inibitori, un ottimo controllo glicemico e anche un calo di peso. È stato impostato un follow-up in 9 di questi pazienti e nella maggior parte dei casi i dati sono disponibili a 3 anni dall'inizio della terapia. E siamo riusciti ad ottenere delle variazioni significative sia per quanto riguarda l'emoglobina glicata sia per quanto riguarda il peso corporeo, infatti a 6 mesi vengono persi 3,7 kg in media. Gli effetti collaterali sono segnalati dal 33% della popolazione ed è importante sottolineare come le ipoglicemie siano molto più frequenti, appunto in virtù dell'associazione fra SGLT2 inibitori e insulina basal bolus. Ancora una volta, 50% di questi decidono di interrompere. E le sospensioni sono uno specchio degli effetti collaterali più frequenti, quindi un 50% a causa dell'ipoglicemia, 50% per l'infezione genitale. È stata proposta un questionario di gradimento del farmaco tramite intervista telefonica ad un campione di 100 pazienti. E lo scopo era valutare la propensione ad utilizzare nuovi farmaci, chiedere una valutazione soggettiva dell'efficacia e della tollerabilità e infine un gradimento complessivo sulla base del bilancio fra rischi e benefici. La maggior parte dei pazienti si mostra ben propenso ad utilizzare nuovi farmaci per il controllo della propria malattia e per lo più riconoscono l'efficacia del farmaco sul controllo glicemico. Come evidenziato nel corso dello studio retrospettivo, un quarto di questi segnala la presenza di effetti collaterali.
e per lo più ritengono che questi siano meno incisivi rispetto ai benefici ottenuti grazie all'utilizzo del farmaco. Quindi, in generale, una popolazione molto oppure abbastanza soddisfatta del risultato ottenuto grazie al farmaco. Quindi, in conclusione, per quanto riguarda l'efficacia, possiamo dire che gli SGLT2 inibitori sono dei farmaci che hanno delle grandi potenzialità sul controllo glicemico e sul peso corporeo, e questo è stato dimostrato sia nel diabete di tipo 2 che nella sottopopolazione di diabete 1, che dai soggetti stessi tramite la valutazione soggettiva. Il punto di debolezza del farmaco è sicuramente la tollerabilità. Un paziente su 4 ha reazione avversa e un paziente su 5 decide di sospendere la terapia. Per poter agire su questo fronte è necessario soprattutto individuare i soggetti a rischio, informarli dell'eventuale insorgenza di effetti collaterali e soprattutto motivarne l'aderenza terapeutica. Grazie per l'attenzione. Brava, ci sono commenti, domande? Qual è la fisiopatologia dell'effetto collaterale infezione delle vie urinarie? È lo stesso che si riscontra nei pazienti diabetici con... Quindi sono quei soggetti che non hanno poi una glicemia controllata dal trattamento sostanzialmente. Quelli che sviluppano, perché tu l'hai inserito... tra gli effetti collaterali. È un effetto collaterale che è direttamente conseguente all'azione del farmaco, perché il farmaco induce glicosuria. Quindi è un effetto collaterale non prevenibile. Eh no, se non ponendo l'attenzione del paziente sull'igiene personale, appunto informarlo sul fatto che questo effetto collaterale può insorgere, soprattutto se stiamo parlando di donne o di soggetti che hanno già avuto infezioni in precedenza e che quindi per vari motivi possono essere predisposti, e educarli, potremmo dire, a riconoscere precocemente i sintomi e quindi a rivolgersi al proprio medico di famiglia per tempo. Ecco. Sì, essendo una terapia long life, questo è sicuramente un... Sì, sono effetti collaterali molto frequenti. È un limite importante. Sì. Questo è un farmaco che ha bisogno di un piano di cura da parte del diabetologo? Ha bisogno di un piano di cura o può essere prescritto anche dal medico di base? Sì. No, dal medico di base, sulla base di un piano terapeutico fatto da specialista, esatto. Ok. Ecco, no, ma volevo sottolineare, al di là degli aspetti che possono, ovviamente, in relazione agli effetti collaterali che il farmaco può dare, che è la prima volta che compare un farmaco che agisce su più fronti, perché questi dati, poi i nostri dati, non dimostrano gli effetti sulla pressione arteriosa, perché erano una popolazione con una pressione arteriosa già abbastanza ben controllata. Ma i dati della letteratura dicono che partendo da pressioni più elevate si ottiene un'efficacia anche sulla pressione arteriosa. Quindi il farmaco controlla sicuramente peso, pressione arteriosa, oltre che il metabolismo glicidico, quindi oltre che la normalizzazione. Quindi potenzialmente sono farmaci molto interessanti. E chiedo ancora una cosa, quindi potrebbero essere farmaci da adottare tra virgolette in prima linea subito? Allora, il piano terapeutico oggi presente, perché sono già in commercio da più di un anno, prevede che possano essere prescritti in monoterapia solamente nei soggetti che non tollerano la metformina. Quindi quella è l'unica indicazione. Anche in questa popolazione solamente 35 pazienti attuavano la monoterapia. Oppure possono essere associati a metformina o ancora ad insulina. Nel momento in cui si ottenga attraverso questi due tipi di associazioni un calo della glicata, soprattutto perché è il primo outcome che viene considerato, che non raggiunge il target glicemico previsto, in quel caso è necessario sostituire il farmaco con qualcos'altro, perché non è prevista la rimborsabilità per una triplice terapia ad oggi. Grazie, visto che parliamo di real life è importante sottolineare anche questi aspetti. Grazie. Okay, grazie mille. Bene. Allora, Giacomo Rebez, ruolo della linfadenectomia profilattica del compartimento centrale nel cancro papillare della tiroide. E relatore professor De Manzini, correlatore Marina Trojan, Chiara Dobrigna. Grazie. Buon pomeriggio. Allora, i tumori della tiroide rappresentano circa l'1.6% di tutte le neoplasie maligne. È un tumore più frequente nel sesso femminile e questo lo rende il sesto tumore maligno più frequente nella donna a livello mondiale. Non voglio interromperti, dalla regia potreste far vedere anche a noi? Grazie. Okay.
Scusami. Ah, niente. E inoltre rappresenta il 90% delle patologie neoplastiche endocrinologiche e il carcinoma papillare della tiroide o PTC è la variante in assoluto più comune di neoplasia tiroidea, rappresentato l'85% di esse. Il PTC presenta un'ottima prognosi con una sopravvivenza del 93% a 10 anni e questo è dato ad alcune caratteristiche intrinseche della neoplasia, cioè la sua crescita lenta, uno sviluppo loco-regionale, ma negli ultimi 30 anni sono state sviluppate delle tecniche diagnostiche che consentono una diagnosi sempre più precoce. Inoltre esistono delle tecniche sempre sviluppate negli ultimi 30 anni dal punto di vista anatomopatologico per diagnosticare proprio questa variante e questo comporta un'incidenza in aumento del PTC. Inoltre l'organo e le caratteristiche intrinseche della tiroide consentono una operazione chirurgica radicale, cioè la tiroidectomia totale, che viene effettuata nel momento in cui la neoplasia sia superiore o uguale a un centimetro di diametro. La problematica, diciamo, del PTC è che è gravata da un alto tasso di recidive. In particolare il 15-30% dei pazienti che presentano carcinoma papillare incorrerà in delle metastasi linfonodali dopo il trattamento chirurgico iniziale. Queste recidive possono presentarsi anche 40 anni dopo l'intervento di tiroidectomia e necessitano ovviamente un reintervento e come in tutte le operazioni chirurgiche reintervenire in una zona già precedentemente operata comporta un aumento della difficoltà dell'intervento e un aumento del rischio di complicanze. E dunque, negli anni, primi anni 2000, è stata introdotta l'idea di effettuare una linfadenectomia profilattica del compartimento centrale. Il compartimento centrale è la prima sede che viene interessata da metastasi linfonodali nell'ambito del carcinoma papillare della tiroide. Questa linfadenectomia profilattica consiste nell'asportazione dei linfonodi del sesto livello in pazienti N0 all'esame clinico ed ecografico preoperatorio. L'obiettivo del nostro studio è stato valutare i rischi e i benefici della linfadenectomia profilattica del compartimento centrale in termini di sopravvivenza a lungo termine, controllo loco-regionale della malattia e quindi recidive e reinterventi, inoltre incidenza di complicanze post-operatorie e valutare il suo ruolo nell'aumentare o nel diminuire l'eventuale necessità di effettuare una radioiodioterapia nei pazienti. Tra i 236 pazienti che sono stati sottoposti a tiroidectomia totale per cancro papillare presso il reparto di chirurgia generale dell'Università di Trieste tra il periodo del gennaio del 2000 e il dicembre del 2015 sono stati selezionati 186 pazienti operati per una neoplasia clinicamente N0 alla valutazione clinica ed ecografica preoperatoria. Essi sono stati a loro volta suddivisi in un gruppo A composto da 74 pazienti in cui è stata effettuata una tiroidectomia totale e la linfadenectomia profilattica. Questi pazienti del gruppo A erano pazienti N0 anche alla valutazione intraoperatoria. Inoltre presentavano un diametro pari o superiore a un centimetro ed erano BRAF positivi. Tutti i restanti pazienti sono stati inclusi nel gruppo B composto da 112 pazienti in cui è stata effettuata solo la tiroidectomia totale. Nei due gruppi abbiamo valutato diverse caratteristiche, tra cui età, sesso, stadio TNM, tasso di metastasi linfonodali, dimensione del tumore, radioiodioterapia, complicanze post-operatorie, follow-up oncologico, tasso di recidiva e metastasi a distanza. Questi sono i risultati che abbiamo ottenuto, ma in particolare la problematica più rilevanti sono state il risultato riguardo alla sopravvivenza. I decessi legati alla patologia tiroidea sono stati un paziente nel gruppo A e un paziente nel gruppo B. Chiaramente questa la differenza tra i due gruppi non è risultata statisticamente significativa. Per quanto riguarda le recidive loco-regionali, sono stati il 5% dei pazienti nel gruppo A e il 3,5% nel gruppo B. Anche questo risultato ovviamente indica che la differenza tra i due gruppi non è statisticamente significativa. Per quanto riguarda le complicanze post-operatorie, abbiamo preso in analisi la paralisi del nervo ricorrente e l'ipoparatiroidismo, che sono le più frequenti, e a loro volta sono state suddivise in transitorie e permanenti. Per quanto riguarda la paralisi del nervo ricorrente, può andare da una gravità molto diversa, come la modificazione del timbro della voce, fino alla necessità di una tracheotomia per consentire la respirazione. Nel nostro studio è stata considerata paralisi anche un'ipomobilità valutabile solo alla laringoscopia, senza una corrispondenza clinica, il che significa che è una paralisi monolaterale e la corda vocale controlaterale riesce a compensare perfettamente la mancanza della paralisi. Ed è stata considerata permanente se superiore a 6 mesi.
Per quanto riguarda i risultati, la parità di incoerenziale transitoria ha presentato una differenza tra i due gruppi statisticamente significativa, mentre la paralisi riconoziale permanente non ha presentato una differenza statisticamente significativa nei due gruppi. E per quel che riguarda l'ipoparatiroidismo permanente, abbiamo avuto l'8% dei pazienti nel gruppo A contro lo 0,8% dei pazienti nel gruppo B. E questo è un risultato, una differenza statisticamente significativa, ed è un risultato legato alla problematica chirurgica dell'operazione, poiché per asportare i linfonodi è a volte necessario asportare le paratiroidi inferiori o quantomeno devascolarizzarle. Inoltre, per quanto riguarda la radioiodoterapia, non ci sono state differenze statisticamente significative tra i due gruppi, né per quanto riguarda il numero di pazienti che hanno necessitato di questo tipo di terapia, né per le dosi somministrate nei diversi pazienti, né per il numero di cicli necessari per effettuare la terapia. Quindi, in conclusione, la linfonectomia profilattica non modifica la mortalità, non modifica il tasso di recidiva e aumenta la morbidità postoperatoria. Dunque non è necessario effettuarla in tutti i pazienti N0, ma può essere utile effettuare un'accurata selezione dei pazienti, poiché la linfonectomia permette di stadiare in modo più accurato i pazienti con PTC e quindi selezionarli in maniera più precisa per poterli sottoporre a terapia radiometabolica. E quindi può risultare utile in pazienti con neoplasia ad alto rischio, quindi in stadio avanzato come stadio T3 o stadio T4, età avanzata o di sesso maschile. In letteratura, oggigiorno, si sta valutando la possibilità di effettuare anche la linfonectomia di un emicomparto omolaterale alla neoplasia, mandare all'esame estemporaneo e, se questo dovesse risultare positivo, completare lo svuotamento. In questo modo si ridurrebbero le complicanze e gli svuotamenti, diciamo, non necessari. L'ultima analisi riguarda il follow-up. La durata del nostro follow-up medio è stato di 7 anni. Alcuni pazienti sono stati seguiti per 15. Il PTC presenta, abbiamo detto, un'ottima prognosi a 10 anni e solo un terzo delle recidive compare in questi primi 10 anni. Quindi potrebbe essere utile rivalutare i pazienti tra altri 10 anni per valutare in maniera più accurata recidive e mortalità a lungo termine. Grazie per l'attenzione. Commenti, domande? Fare una PET prima di fare l'intervento chirurgico? Questo non è stato fatto, ma perché questo studio è cominciato, diciamo, i pazienti sono presi dal 2000 e quindi all'epoca non hanno fatto una PET. Sì, devo dire che non rientra nelle linee guida, per cui è una metodica che, almeno per questo tipo di tumori, non viene presa in considerazione, cioè non viene mai fatta. No, perché ottieni già lo stesso risultato, sono tutti pazienti che vanno all'intervento chirurgico dopo aver fatto un ago aspirato e quindi ci ritroviamo già in una situazione diagnostica forse superiore a quella che possiamo ottenere con la PET. Tieni presente che oltretutto ci troviamo di fronte a dei noduli infiammatori, la PET spesso capta e dà dei risultati che poi alla fine sono più confondenti che non in favore di... Ecco, diciamo che sicuramente la PET è gravata da una serie di falsi positivi che qui non possiamo permetterci il rischio di avere. Nonostante tutto, nelle casistiche che noi vediamo, la percentuale di pazienti con tumori avanzati T3, T4 è molto ridotta, per lo più la tipologia di pazienti è giovane con tumore piccolo, quindi mi sembra che le vostre conclusioni siano molto sagge, nel senso che oggi come oggi noi, se dobbiamo trattare questi pazienti, dobbiamo trattarli sì, ma evitare di fare over treatment. Esatto, e quindi sì, selezionare le indicazioni è molto importante. Quindi le vostre conclusioni sono in linea. Sì, e questo è uno studio retrospettivo, giustamente, che mette in evidenza quello che adesso le linee guida dicono, che in parte soprattutto lo svuotamento del compartimento centrale, che era utilizzato molto in passato, adesso viene molto ristretto come indicazione. Certo, ok, grazie. Allora, signorina Letizia Sangoi, epidemiologia, fattori di rischio e gestione delle UTI complicate associate a nefrurolitiasi nella realtà urologica triestina. Relatore professor Luzzatti, correlatore professor Carlo Trombetta, dottoressa Cristina Maurel. Grazie. Buon pomeriggio.
Inizio introducendo le infezioni delle vie urinarie, che sono un processo fologistico a carico delle vie urinarie associato a un isolamento di microrganismi patogeni nelle urine. Si definiscono poi infezioni complicate, le infezioni che si manifestano in pazienti con alterazioni strutturali o funzionali del tratto genito-urinario o in associazione a comorbidità sistemiche. Nello specifico del nostro studio, i fattori di rischio che ci interessano sono stati l'ostruzione ureterale data dalla calcolosi, la chirurgia urologica volta a risolvere il quadro ostruttivo ed il posizionamento di device quali cateteri vescicali e stent ureterali. Vediamo come la relazione tra infezioni delle vie urinarie e urolitiasi sia in rapporto circolare. Infatti possiamo avere una primitiva infezione delle vie urinarie data da patogeni produttori di ureasi che vanno a formare calcoli di struvite. Oppure possiamo avere una primitiva urolitiasi in cui il calcolo risulta essere la sede di colonizzazione e proliferazione batterica con conseguente infezione. In ultimo, possiamo avere colonizzazione e proliferazione batterica a livello dello stent ureterale posizionato in seguito ad intervento chirurgico. La letteratura riporta dati epidemiologici che vedono come le infezioni urinarie siano prevalenti nel sesso femminile, con un'incidenza in aumento con l'età che va dall'1 al 3% in una fascia d'età tra i 15 e i 24 anni, fino ad arrivare al 12% in età superiore ai 70. Considerando poi le infezioni nosocomiali, vediamo come le infezioni urinarie nosocomiali siano il 30% delle infezioni nosocomiali e tra queste il 10-20% è associato a procedure urologiche. Inoltre si nota una prevalenza del 74% tra gli uomini affetti da calcolosi. Considerando poi l'urolitiasi, in Italia è descritta una prevalenza del 9% con un rischio di ricorrenza che va dall'11% a 2 anni al 40% a 15 anni dal primo episodio di calcolosi. In questa patologia è più frequentemente coinvolto il sesso maschile con un rapporto di 1,5 a 1 sul sesso femminile e per quanto riguarda la composizione dei calcoli vediamo come la calcolosi di struvite rappresenti il 5% del totale. Alla luce di ciò, l'obiettivo che il nostro studio si propone è quello di fornire una descrizione epidemiologica delle infezioni delle vie urinarie complicate in associazione a calcolosi, al fine di trarre delle conclusioni per l'elaborazione di un protocollo di gestione per la popolazione affetta da tali patologie. Per selezionare il campione abbiamo fatto riferimento alla clinica urologica di Trieste, considerando tutti i pazienti con diagnosi di calcolosi renale o ureterale sottoposti ad interventi di stenting oppure interventi di litotrissia o litolapassi. Successivamente sono poi stati selezionati pazienti con sintomatologia suggestiva per infezione delle vie urinarie o pazienti sottoposti a terapia antibiotica per sospetta infezione. Una volta selezionata la popolazione, abbiamo raccolto dati riguardanti le caratteristiche demografiche, la provenienza, i fattori di rischio e le comorbidità valutate tramite l'indice di Charson. Inoltre abbiamo valutato il tipo di approccio chirurgico e la tempistica, il risultato degli esami colturali, gli antibiogrammi e gli antibiotici utilizzati in terapia e profilassi. Nel dettaglio, gli interventi chirurgici sono stati raggruppati in 3 categorie in base al tipo di approccio sul calcolo. Consideriamo litolapassi nel momento in cui il calcolo è stato asportato completamente, la litotrissia se il calcolo viene frammentato, mentre lo stenting prevede il posizionamento appunto di stent a livello ureterale volto a risolvere il quadro ostruttivo in acuto e favorire successivamente l'espulsione spontanea del calcolo. Successivamente all'analisi descrittiva è stata effettuata un'elaborazione statistica tramite il test di Fisher al fine di considerare i fattori che correlano a diagnosi ed outcome ed i fattori associati ad eziologia e resistenze. Vediamo come la popolazione di pazienti affetti da calcolosi e sottoposti ad intervento chirurgico sia di 143 pazienti, tra cui sono stati selezionati 76 con infezione presunta, 75 delle quali sono state confermate. Di questi 75 pazienti in cui c'è stata conferma diagnostica, abbiamo rilevato un totale di 99 episodi infettivi, poiché 17 pazienti risultavano avere molteplici ricoveri. Considerando le caratteristiche della popolazione descritta, vediamo come il sesso maschile sia prevalente in accordo con i dati di letteratura precedentemente riferiti. Gran parte della popolazione proviene da domicilio e, considerando solo i pazienti con più ricoveri, vediamo come sia riferito un ricovero nel mese precedente.
Andando poi a valutare le comorbidità, vediamo che la classe di Charson con valore superiore a 2, quindi pazienti con più di 2 comorbidità, sia quella maggiormente rappresentata. Per i fattori di rischio invece vediamo una prevalenza di diabete, insufficienza renale cronica, a cui seguono neoplasie e infezioni urinarie ricorrenti, in cui facciamo notare che la percentuale media è del 20%, ma considerando solo la popolazione con molteplici ricoveri, questa percentuale ricopre quasi il 60%. Alla luce di questo dato e considerando che il 65% della casistica riferisce una pregressa calcolosi, possiamo dire che sia le infezioni urinarie che la calcolosi sono patologie che tendono a ripresentarsi. Gli episodi infettivi sono stati descritti per quanto riguarda la diagnosi come episodi settici e episodi non settici, quindi di semplici infezioni urinarie, e vediamo come la sepsi ricopre una percentuale varia tra il 25 e il 30%, leggermente più elevata nella sottopopolazione con più ricoveri. Considerando poi gli episodi non settici, abbiamo individuato le tempistiche con infezioni nosocomiali e infezioni comunitarie, che sono la maggior parte. Considerando le caratteristiche dell'intervento, vediamo come l'intervento più ampiamente praticato sia il posizionamento di stent, che ricopre un 45% della percentuale, a cui segue la litolapassi, quindi l'asportazione del calcolo, ed in ultimo vediamo la litotrissia con semplice frammentazione. Si considera poi la tempistica, vediamo come quasi il 70% degli interventi sia stato effettuato in regime d'urgenza o d'emergenza, per cui ci saremmo aspettati di trovare un elevato numero di esami colturali perioperatori. In realtà abbiamo rilevato 83 urinoculture, di cui il 56% è risultato essere negativo. Tra le urinoculture positive, il patogeno maggiormente isolato è stato l'Escherichia coli, in particolare nelle urinoculture pre-intervento. Notiamo poi che l'Enterococco fecalis, il secondo patogeno per frequenza, raddoppia la sua percentuale tra le tempistiche pre-intervento e post-intervento. Andando a considerare in ultimo le antibiotico resistenze riguardo i due patogeni maggiormente isolati, vediamo come gli Escherichia coli siano resistenti ad uno o più antibiotici nel 75% dei casi, in particolare quasi nel 100% resistenti alle penicilline e in più del 50% ai fluorochinolonici. Come riferito dal grafico a fianco, si vede che i fluorochinolonici sono i farmaci maggiormente utilizzati sia in terapia che in profilassi, in accordo comunque con le linee guida, a cui segue poi l'utilizzo di cefalosporine. Si è considerato poi l'outcome infettivo e abbiamo visto che il 90% dei pazienti va in ogni caso incontro a guarigione, il 4% va incontro a recidiva di infezione ed il 5% dei pazienti richiede un cambiamento della terapia antibiotica per fallimento di quella primitivamente utilizzata. Al che, alla luce di questo, ci siamo chiesti quali siano i fattori che vanno a influenzare l'esito infettivo. E sono stati rilevati 3 punti chiave, che sono le caratteristiche del paziente, il tipo di approccio chirurgico e la gestione intraospedaliera. Considerando le caratteristiche del paziente, vediamo come un indice di Charson uguale a 0, quindi pazienti senza comorbidità, sia associato a un minor rischio di sepsi. Un indice di Charson inferiore a 2, che comprende quindi anche la classe 0, è associato a un minor tasso di fallimento e di conseguenza una maggior probabilità di guarigione. Inoltre, le infezioni ricorrenti predispongono a una recidiva di infezione, in particolare data da Escherichia coli, mentre il cateterismo a permanenza e le neoplasie correlano con infezioni da Enterococco fecalis. Si è considerato poi il tipo di approccio chirurgico e abbiamo visto che la litolapassi ha una relazione statisticamente significativa con le urinoculture post-intervento negative. Quindi abbiamo dedotto che la litolapassi potrebbe essere un intervento protettivo nei confronti delle infezioni post-operatorie. E dal sostegno della nostra ipotesi è stato fatto un confronto con la popolazione oggetto di studio e la popolazione inizialmente esclusa per la mancanza di complicanza infettiva, dove vediamo appunto che la litolapassi è l'intervento più ampiamente praticato. In ultimo, si considera la gestione intraospedaliera per quanto riguarda gli esami colturali. Noi abbiamo rilevato un numero esiguo di esami colturali, ricordiamo infatti le 83 urinoculture sui 99 episodi infettivi,
e un isolamento di patogeni con un elevato tasso di resistenza, infatti la resistenza dei coli, che sono i patogeni più frequentemente isolati, è al 75%. Considerando poi comunque il buon esito degli episodi infettivi, ci siamo chiesti se non ci siano altri patogeni responsabili dell'infezione e a sostegno di questa ipotesi sono stati rilevati diversi studi in letteratura che riportano come ci sia discordanza tra le urinoculture e le colture effettuate su calcoli o su colture da stent. Considerando poi la profilassi antibiotica, vediamo come la ciprofloxacina, indicata dalle linee guida come antibiotico di prima scelta, sia tuttora efficace, però risultano elevati i tassi di resistenza nei confronti di questo farmaco e ricordiamo la resistenza intrinseca dell'enterococco fecalis ai fluoroquinolonici. La profilassi invece di seconda scelta è data dalle cefalosporine, che si sono viste correlare con 16 su 17 infezioni nosocomiali da noi rilevate. In particolare c'è una relazione significativa con l'isolamento di enterococco fecalis, al che ci siamo chiesti se esista un'alternativa ai farmaci utilizzati. Ed in letteratura è stata descritta l'efficacia profilattica della fosfomicina nell'approccio endoscopico ad interventi urologici. Quindi le conclusioni che possiamo trarre sono che la litolapassi, che è l'intervento più ampiamente praticato nella clinica studiata, vada comunque utilizzato al fine di ridurre il rischio infettivo post-operatorio. Inoltre, andrebbero implementati gli esami culturali preoperatori ed introdotte l'esecuzione di esami culturali alternativi, quale le colture di frammenti di calcolo e di sezione di stent. E come ultima cosa, si propone l'utilizzo di farmaci alternativi in profilassi, come ad esempio la fosfomicina, al fine di limitare l'impiego di fluoroquinolonici e cefalosporine, verso cui risultano essere elevati i tassi di resistenza. Grazie. Domande, commenti? Sì, c'è una cosa che non è molto chiara, che forse tu potresti definirci meglio. Come mai i fluoroquinoloni, che sono presenti nelle linee guida sia internazionali che locali, nella profilassi degli interventi urologici, poi risultano sostanzialmente inattivi sui germi che vengono isolati? Perché questa è un po' una contraddizione. In realtà tu ti riferivi ai germi che vengono isolati nelle urinoculture post-intervento. Sì, esatto. Fondamentalmente. Come sostenuto appunto dagli studi presentati, ci sono diversi lavori che sostengono la presenza di patogeni differenti, quindi probabilmente sensibili ai fluoroquinolonici, alla base dell'eziologia delle infezioni rilevate. Quindi il proposito, se ho ben capito, è quello di impiegare la fosfomicina in profilassi, parliamo, sì, però, esatto. No? Non in terapia. No, in profilassi. E dopo sicuramente una cosa che, questo lo giriamo ai chirurghi, mandare a fare le culture dei pezzi, sì, di stent, sicuramente, più che dei calcoli, ma sicuramente quello dello stent è una procedura che varrebbe la pena mettere in pratica, ok? Ho apprezzato il modo con cui hai ragionato nell'esposizione dei dati. Volevo solo capire se avevate valutato anche, dal punto di vista del rischio di urosepsi, se l'utilizzo di determinati antibiotici come profilassi poteva influire anche su questo rischio. No, questa considerazione non è stata fatta per il limite retrospettivo del nostro studio. Le batteriemie e le sepsi erano un numero abbastanza limitato, no? Mi pare, le avevi citate? Sì, ricoprivano una percentuale intorno al 25-30%. Ok, grazie. Grazie. Allora, Giorgia Scotton. Lesioni molecolari nelle neoplasie mieloproliferative croniche, BCR-ABL negative, relatore professor Pozzato. Buon pomeriggio a tutti.
Le neoplasie mieloproliferative croniche sono un gruppo di patologie del sangue caratterizzate dall'anomala proliferazione di un clone emopoietico pluripotente. Con il termine neoplasia mieloproliferativa cronica ci si riferisce in realtà a diverse entità patologiche, tra le quali riconosciamo la leucemia mieloide cronica, la policitemia vera, la trombocitemia essenziale e la mielofibrosi primitiva. La proliferazione clonale nella leucemia mieloide cronica riconosce un meccanismo patogenetico ben definito, correlabile al riarrangiamento del gene BCR-ABL, anche noto come cromosoma Filadelfia, che non è riscontrabile negli altri disordini mieloproliferativi, pertanto definiti BCR-ABL negativi. L'alterazione molecolare più frequente in questi disordini mieloproliferativi è invece la mutazione V617F della JAK2, la cui prima individuazione risale al 2005. La JAK2 è una tirosina chinasi che partecipa a meccanismi di trasduzione di segnali citochino dipendenti, attivando diverse pathway intracellulari, tra le quali la via JAK-STAT, che è la via responsabile della proliferazione delle cellule emopoietiche. La mutazione V617F interviene all'interno del dominio inibitorio della JAK2, rendendo la chinasi costituzionalmente attiva e determinando perciò la proliferazione incontrollata di queste cellule. Non è però del tutto chiaro come una medesima mutazione sia in grado di causare tre patologie distinte sul piano clinico, prognostico e terapeutico. Inoltre, la mutazione V617F della JAK2, pur essendo presente nella maggior parte dei pazienti con policitemia vera, è riscontrabile solo nel 50-60% dei pazienti con trombocitemia essenziale e mielofibrosi primitiva. Dal momento poi che sono state descritte ulteriori alterazioni molecolari alla base delle neoplasie mieloproliferative croniche, abbiamo voluto con questo studio andare a verificare quale fosse la distribuzione di queste alterazioni e la positività della JAK2 tra i pazienti con diagnosi di neoplasia mieloproliferativa cronica afferenti all'ematologia di Trieste. Gli aspetti biologici e molecolari sono stati poi correlati con le caratteristiche di laboratorio e la valutazione clinica di ciascun paziente. Sono state complessivamente formulate 87 diagnosi di policitemia vera, 167 diagnosi di trombocitemia essenziale, 17 diagnosi di mielofibrosi primitiva, sulla base delle linee guida della Società Americana di Ematologia. E oltre alla mutazione classica del gene JAK2 sono state ricercate anche la mutazione dell'esone 12, sempre a carico del gene JAK2, due distinte mutazioni del gene careticolina e la mutazione del codone V515 del gene MPL. L'MPL è il gene che codifica per il recettore della trombopoietina e che a livello intracellulare interagisce con la JAK2. La mutazione dell'MPL modifica questa interazione tra il recettore e i dimeri della JAK2 e determina l'attivazione costitutiva della via di signaling JAK-STAT. La careticolina è invece una proteina multifunzionale che normalmente favorisce il corretto ripiegamento dell'MPL all'interno del reticolo endoplasmatico. Le careticoline mutate invece interagiscono stabilmente con il recettore, attivandolo e determinando perciò l'incremento della megacariopoiesi, sempre attraverso la via di signaling JAK-STAT. Lo studio molecolare è stato effettuato su 245 pazienti, il DNA è stato estratto e quantizzato tramite spettrofotometria nanodrop e gli stati mutazionali sono stati valutati con metodiche di next generation sequencing. L'incidenza delle neoplasie mieloproliferative croniche nell'area vasta di Trieste è stata calcolata considerando una popolazione di 300.000 abitanti e risulta pari a 6,6 casi ogni 100.000 abitanti l'anno, con un'età mediana alla diagnosi di 67 anni. Nei casi di policitemia vera, la distribuzione tra maschi e femmine era pressoché equivalente, con un'età mediana alla diagnosi di 66 anni. E la distribuzione delle mutazioni geniche confermava il fatto che la mutazione V617F della JAK2 era presente nella quasi totalità di pazienti policitemici, mentre sono stati rilevati tre pazienti risultati negativi per tutte le mutazioni richieste. Non sono invece state riscontrate mutazioni dell'esone 12 della JAK2 né a carico dei geni careticolina ed MPL nella nostra casistica.
Nella trombocitemia essenziale la distribuzione tra maschi e femmine era a favore del sesso femminile, con un'età mediana alla diagnosi di 67 anni, e la distribuzione delle mutazioni geniche era più variegata rispetto a quella della policitemia vera, con 92 pazienti positivi per la mutazione della JAK2, 10 pazienti positivi per la mutazione della careticulina, 3 pazienti positivi per la mutazione di MPL e 5 pazienti tripli negativi. È importante segnalare il fatto che i soggetti con mutazioni della careticolina presentano generalmente valori piastrinici molto elevati. Infatti anche nella nostra casistica il valore medio all'esordio era di 900.000 piastrine e il range piastrinico era significativamente superiore rispetto a quello dei soggetti JAK2 mutati. Infine nella mielofibrosi primitiva il rapporto tra maschi e femmine era di 1,8 e l'età mediana alla diagnosi era leggermente superiore rispetto a quella delle altre neoplasie mieloproliferative croniche, attestandosi attorno a 72 anni. Le mutazioni nella mielofibrosi primitiva mostravano 9 pazienti positivi per la mutazione della JAK2, un paziente positivo per la mutazione della careticolina e un paziente triplo negativo. La sopravvivenza globale delle neoplasie mieloproliferative croniche nella nostra casistica è stata calcolata a 330 mesi e l'età d'esordio della malattia era il parametro più importante per valutare la prognosi post-vitam di questi pazienti. Questo dato è vero soprattutto nei casi di policitemia vera e trombocitemia essenziale, nella quale le sopravvivenze sono simili, attestandosi rispettivamente a 319 e 332 mesi, e nelle quali le cause di morte sono per lo più sono simili a quelle della popolazione generale. Infatti, in solo in 2 casi, uno nella policitemia vera e uno nella trombocitemia essenziale, i decessi sono avvenuti per progressione della malattia leucemia mieloide acuta. Le variabili che influenzano la sopravvivenza nella policitemia vera e che sono state prese in considerazione nel nostro studio sono, oltre all'età d'esordio della malattia, anche la presenza di leucocitosi e l'anamnesi positiva per storia di trombosi. Queste variabili sono poi state correlate tra di loro a delineare delle categorie di rischio così come indicato in letteratura. Sono risultate statisticamente significative l'età, la presenza di leucocitosi, mentre per quanto riguarda la storia di trombosi, questa valenza statistica solo all'interno dei vari profili di rischio. Le variabili che influenzano invece la sopravvivenza nella trombocitemia essenziale sono l'età d'esordio della malattia e l'evenienza di eventi trombotici, mentre non ha valenza statisticamente significativa la presenza di leucocitosi. Infine, nella mielofibrosi primitiva la situazione è un po' diversa, innanzitutto perché le cause di morte in questa patologia sono quasi del tutto correlabili alla patologia stessa e poi perché la sopravvivenza è drasticamente inferiore rispetto a quella delle altre neoplasie mieloproliferative croniche, con una mediana calcolata a 69 mesi. La prognosi dei pazienti con mielofibrosi primitiva viene valutata tramite il DIPSS Plus Score, che è uno score elaborato a livello internazionale e che prende in considerazione diverse variabili, sulla base delle quali i pazienti sono suddivisi in 4 categorie di rischio. Come è visibile nei grafici qui a fianco, nonostante un piccolo numero di pazienti, la sopravvivenza correlava in modo statisticamente significativo in base all'appartenenza alle diverse classi di rischio. Nella nostra casistica poi l'incidenza complessiva di queste patologie risultava lievemente più elevata rispetto alle casistiche pubblicate in letteratura. Questo dato è però verosimilmente spiegabile tenendo conto della particolare struttura della popolazione di Trieste, che presenta un indice di vecchiaia significativamente superiore rispetto alla media nazionale ed europea, con quasi 60.000 persone con un'età maggiore di 60 anni. Nella policitemia vera e nella trombocitemia essenziale, come già detto, le sopravvivenze sono simili a quelle della popolazione generale e i dati sono confermati dalla letteratura. Nonostante ciò, in questi pazienti non bisogna trascurare quelle che possono essere le problematiche intercorrenti legate soprattutto ad eventi di natura tromboembolica. Infatti, complessivamente in queste 2 patologie, oltre il 30% di soggetti ha manifestato almeno un evento trombotico venoso arterioso durante il follow-up. Inoltre,
È importante sottolineare che tra i fattori che influenzano sia la sopravvivenza sia la probabilità di manifestare eventi trombotici, in particolare nella policitemia, risultano importanti non solo il numero delle piastrine ma anche il numero dei leucociti, e questo si accorda con quanto riportato da recenti studi sul ruolo del neutrophil extracellular traps, ovvero sulla capacità dei leucociti di fungere da ponte tra endotelio e piastrine nei processi di formazione dei trombi. Dal punto di vista pratico, poi, questo si traduce nella necessità di controllare con la terapia citoriduttiva non solo la conta piastrinica ma anche la conta dei neutrofili. Nella mielofibrosi primitiva, invece, sono l'evoluzione verso la leucemia mieloide acuta e le complicanze che risultano dalle citopenie tipiche di questa patologia ad avere un impatto significativo sulla sopravvivenza di questi pazienti, senza peraltro che la terapia abbia un ruolo significativo nel migliorare la prognosi. Infatti anche ruxolitinib, che è un inibitore delle JAK recentemente introdotto nella terapia della mielofibrosi primitiva, e che è stato assunto anche da 4 dei nostri pazienti con mielofibrosi, non ha mostrato i risultati sperati in termini di miglioramento della sopravvivenza, anche se ha un buon effetto in termini di riduzione dei sintomi sistemici e della splenomegalia. Infine, per quanto riguarda i dati molecolari, si conferma che la mutazione V617F della JAK2 è presente nella quasi totalità dei pazienti con policitemia vera, mentre nella trombocitemia essenziale e nella mielofibrosi primitiva la situazione è più via variegata, con mutazioni anche a carico del gene MPL e del gene CAR-reticulina. A causa del basso numero di queste mutazioni, però, nella nostra casistica non è stato possibile valutare quale fosse l'impatto sulla sopravvivenza dei pazienti con queste due patologie. Per concludere, possiamo dire che, data la bassa mortalità dei soggetti affetti da policitemia vera e trombocitemia essenziale, la prevalenza di queste due patologie è molto elevata nella popolazione generale. Questi pazienti necessitano di un approccio di tipo internistico atto soprattutto alla prevenzione del rischio vascolare. La mielofibrosi primitiva invece rimane una patologia di pertinenza strettamente ematologica, nella quale non disponiamo ancora di terapie, al di là del trapianto allogenico a cui però possono accedere solo pochi pazienti per modificare il decorso della malattia. Domande, commenti? Gabriele? Posso? Sì. Giustamente hai sottolineato come il fattore età sia fondamentale nell'insorgenza di queste neoplasie mieloproliferative, però nelle varie casistiche che hai mostrato c'era sempre una porzione, non insignificante mi sembra, di soggetti che avevano un'insorgenza di queste neoplasie in età più precoce. Ci sono delle mutazioni presenti o assenti che possono associarsi a un'insorgenza più precoce? Allora, in letteratura in realtà è riportato che la mutazione della CAR-reticulina è associata a un'insorgenza più precoce della malattia, però questo non modifica la prognosi di questi pazienti e anzi in alcuni casi sembra addirittura associarsi ad un vantaggio in termini di sopravvivenza. Per cui possiamo anche dire che in realtà gli studi che correlano le caratteristiche cliniche alle caratteristiche molecolari di questi pazienti sono in realtà relativamente pochi, e quindi in alcuni casi non si è riusciti ancora a correlare quelle che sono appunto in termini di sopravvivenza le associazioni di questi pazienti. Che ti chiedo, quando e se esiste indicazione alla splenectomia? L'indicazione alla splenectomia, in cui si cerca di evitare, viene effettuata solo nei casi in cui la terapia non funzioni, sia la terapia citoriduttiva e la terapia con ruxolitinib, che si è verificato essere molto efficace in termini di riduzione della splenectomia, e solo in questi casi anche
dopo aver provato la terapia con la, radiazione, allora... C'è un'unica indicazione assoluta che è prima del trapianto nei pazienti con mielofibrosi. Cioè, bisogna prima operarli e poi subito fare il trapianto. Quella è un'indicazione assoluta. Bene, grazie. Allora, Gianmaria Valeri, sarcoidosi, correlazione fra deficit immunologici e severità di malattia, relatore professor Marco Confallonieri, correlatore dottoressa Rossella Cifaldi. Grazie. Buon pomeriggio. La mia tesi ha come tema la sarcoidosi. La sarcoidosi è una malattia infiammatoria granulomatosa, potenzialmente sistemica, colpisce però prevalentemente i polmoni e i linfonodi mediastinici. Nonostante la sarcoidosi sia una malattia nota da tempo, non abbiamo ancora trovato le cause eziologiche e l'eterogeneità della presentazione clinica, che è molto vasta, tante volte rende la diagnosi difficile. Oltretutto, non esiste ancora un approccio terapeutico convalidato. Nonostante questo, molte volte la malattia va in remissione spontanea, mentre in una piccola parte dei casi tende a cronicizzare nonostante la terapia. Parlando dell'epidemiologia, sappiamo che in Europa sono affetti 19 persone su 100.000 abitanti. Sono generalmente più colpite le donne, con un'età compresa fra i 25 e i 35 anni. Numerosi studi hanno dimostrato anche la presenza di una familiarità nella sarcoidosi, soprattutto nei gemelli omozigoti, che presentano un rischio 80 volte superiore di insorgere nella malattia nel momento in cui uno dei due fratelli sia affetto. Come abbiamo detto prima, la sintomatologia è molto vasta, anche se principalmente si basa su una sintomatologia polmonare. Presenta quindi tosse, displea, alterazione a livello della spirometria e della diffusione del monossido di carbonio. Inoltre abbiamo altri sintomi che possono essere definiti sistemici, riferiti invece all'organo coinvolto. Possono essere quindi sintomi cutanei, oculari, cardiaci, ma anche a livello delle articolazioni, delle lacrime, delle ghiandole lacrimali e salivari. Inoltre presenta anche un aumento dell'enzima ACE. Per la patogenesi sappiamo che, essendo una malattia infiammatoria, ha bisogno di un antigene. Questo antigene tuttavia non è ancora stato scoperto, però sappiamo che è un antigene di tipo inalatorio. Questo antigene quindi viene captato dalle cellule APC e poi processato e presentato ai linfociti CD4+. Questi si maturano in senso TL1 e iniziano la produzione dell'interferone gamma. L'interferone gamma è una proteina che è fondamentale nella patogenesi della sarcoidosi perché determina l'attivazione dei macrofagi, soprattutto di quelli alveolari, e determina quindi la formazione del granuloma, che è la lesione fondamentale della sarcoidosi. Il granuloma è formato da un core dove teoricamente al suo interno dovremmo trovare l'antigene e due anelli, uno esterno composto da CD8, T regolatori, fibroblasti e cellule B, e un anello più interno invece che è composto da macrofagi, cellule epitelioidi e CD4+. Per la diagnosi, che è di tipo istologico, è necessaria la presenza e il verificarsi del granuloma caseoso formato da cellule epitelioidi. Generalmente la biopsia si fa nell'organo più facilmente raggiungibile. Tuttavia, essendo che la sarcoidosi colpisce prevalentemente i polmoni, si fa un prelievo tramite o una fibrobroncoscopia e quindi poi un ago aspirato, oppure una mediastinoscopia in sala operatoria. Nonostante, come abbiamo detto prima, l'eterogeneità della clinica sia molto vasta, possiamo dividere la sarcoidosi in due grandi forme. Una forma acuta, che generalmente si risolve spontaneamente in 2 anni, in questa dobbiamo certamente citare la sindrome di Lofgren, che è una forma benigna di sarcoidosi che va in remissione spontanea, e invece abbiamo una forma cronica, una forma che ha una remissione molto più lunga, arriva fino a 5 anni, ma anche di più, ed è caratterizzata da particolari sottogruppi caratterizzati da una refrattarietà alla terapia, a una recidiva nel momento in cui si sospende la terapia e l'associazione con la fibrosi polmonare. Nella sarcoidosi grave, poi, alcuni pazienti presentano un deficit immunitario che rende la patologia molto grave e gli conferisce una minor risposta ai trattamenti convenzionali. Molti studi sono stati fatti e hanno evidenziato che la linfopenia è data soprattutto da deficit di CD4, CD8 e CD19 linfociti B. L'infiammazione quindi della sarcoidosi parte da un linfocita T naive che si differenzia e inizia a produrre interferone gamma e interleuchina 2.
si differenzia in TL1 e TL2, come lo fa notare diversi studi che hanno visto la presenza di CD4 e CD8 positivi sia a livello del sangue periferico sia nel lavaggio bronchiolo alveolare. Ma non ci sono solo questi due tipi di cellule, sono state trovati anche i TL17. TL17 sono un particolare sottogruppo di linfociti T che sono attivi soprattutto nelle malattie infiammatorie autoimmuni. Oltre a questo, come le malattie infiammatorie, abbiamo anche una sregolazione dei T-regolatori. I T-regolatori sono delle importanti cellule che svolgono un ruolo nell'immunosoppressione e quindi nel limitare la forma, l'eccessiva... scusatemi, la gola secca. L'eccessiva infiammazione. Nella sarcoidosi sono, nella forma attiva sono molto diminuiti. Inoltre l'attivazione, si è visto che il rapporto dei T17 e T regolatori sono un buon marcatore di bioattività della malattia. Oltre ai linfociti B, anche i linfociti B sono attivi nella sarcoidosi, determinando un aumento della produzione di gamma globuline, determinando ipergammaglobulinemia. Da questi arriviamo quindi a parlare della teoria dell'esaurimento. Soprattutto in quei pazienti che hanno una sarcoidosi grave, si è notato che hanno un deficit di portano a un'immunosoppressione. Questo potrebbe essere una risposta dell'organismo messa in atto a protezione in seguito di un esagerato stimolo infiammatorio. Questo coinvolge i linfociti TL1, TL17 e linfociti B. Determina quindi una diminuzione della produzione di citochine effettrici e una disfunzione totale delle cellule, come conseguenza una diminuzione della produzione dell'interferone gamma. Date queste premesse scientifiche, abbiamo ipotizzato di trovare una correlazione fra i livelli immunologici all'esordio della malattia e la gravità della malattia. Innanzitutto abbiamo dovuto calcolare la gravità della malattia secondo vari score. Il primo score, pubblicato nel 2006, è una equazione che tiene conto dell'interessamento cardiaco, della malattia, dell'interessamento neurologico e anche delle lesioni cutanee. Inoltre tiene conto anche della terapia che ha ricevuto il paziente, può essere immunosoppressiva steroidea o non steroidea. Il secondo score, invece, pubblicato da Mayer nel 2010, si dedica di più al punto di vista polmonare, valutando quindi la funzionalità tramite polmonare tramite la spirometria, valutando l'indice di Tifeno e la diffusione alveolo-capillare del monossido di carbonio. I dati raccolti, quindi abbiamo raccolto circa 71 pazienti, in ugual misura uomini e donne, la diagnosi è stata confermata tramite un esame istologico e condizione fondamentale era la presenza di un esame di ricerca delle sottopopolazioni linfocitarie CD4, CD8 e CD19 al momento della diagnosi. I dati raccolti hanno subito messo in evidenza che il 31% dei pazienti presentava linfopenia. 9 di questi portavano una riduzione di tutte le sottopopolazioni linfocitarie. Inoltre, 34 pazienti avevano un deficit isolato di CD4+, 42 avevano un deficit isolato di CD8 e il 25 un deficit di CD19. Abbiamo quindi analizzato i dati tramite un indice di correlazione di Bravi Pearson che ci fornisce due risultati, 0 dove non c'è una correlazione, 1 dove c'è una correlazione. Inoltre abbiamo utilizzato un grafico di dispersione e calcolato le eventuali curve di tendenza per vedere se effettivamente c'era una correlazione. Analizzando adesso i grafici che potete vedere, questi sono i risultati ottenuti dal primo score. Come si può ben notare, la dispersione dei dati, questa nuvola di dispersione è molto eterogenea e la curva di tendenza è molto simile all'asse dell'X, quindi è molto orizzontale. Questo sta a indicare che non esiste una correlazione. Lo stesso concetto possiamo applicarlo a questi grafici che ottenuti da il secondo score. Anche qui le curve sono molto simili all'asse dell'X, per cui orizzontali, e determinano quindi una assenza di correlazione. Anche i valori di Rho, che sono quelli di coefficiente di correlazione di Pearson, ci danno dei valori che sono molto prossimi allo zero, indicando quindi che non esiste una correlazione. Tuttavia, noi possiamo portare dei limiti a questo studio. Innanzitutto abbiamo fatto una valutazione
dei livelli linfocitari solo alla diagnosi. Questa è stata però una scelta fatta da noi perché la terapia si basa su una terapia immunosoppressiva e quindi valutare i livelli dei linfocitari durante la terapia avrebbe potuto portare degli errori. In altro abbiamo anche una inadeguatezza degli score presenti in letteratura. Gli score che abbiamo portato sono gli unici due che sono presenti in letteratura e non sono completi poiché non valutano la gravità della malattia e l'attività tramite una PET-TAC, non valutano l'estensione del danno d'organo, ma solo la presenza del danno d'organo, e non valutano se la terapia ha portato a termine e quindi a riuscire a risolvere i sintomi oppure no. In definitiva possiamo dire che nel futuro potremo valutare i linfociti a lungo termine, potremo creare uno score di gravità che sia più adatto, più utilizzabile nella clinica e che sia più identico a quella che è la gravità della malattia, e inoltre potremo approfondire la conoscenza del nostro sistema immunitario e di come questo agisca. Nelle conclusioni possiamo dire che, secondo la nostra analisi, i valori dei linfociti al momento della diagnosi non correlano con la gravità della malattia e quindi i livelli linfocitari non possono essere considerati dei biomarcatori di gravità della sarcoidosi. Grazie a tutti per l'attenzione. Domande? Complimenti. Ti volevo chiedere, i pazienti sono alla prima diagnosi, quindi è uno studio trasversale alla prima osservazione e non erano precedentemente trattati, evidentemente. Esatto, non erano precedentemente quindi trattati. Quindi non avevano assunto steroidi o farmaci? No, era i dati che abbiamo presi era alla diagnosi. Casi naive, per cui nel momento in cui è stata confermata la diagnosi di sarcoidosi prima del trattamento. Certo. Niente, volevo fare i complimenti a Gianmaria per la buona presentazione, anche per il lavoro fatto. Volevo sottolineare che lui si è laureato con anticipo come conclusione degli esami, ha passato tutta l'estate a completare questa tesi perché voleva farla nel miglior modo possibile. I risultati sono negativi, ma anche la presentazione di risultati negativi in medicina ha una sua importanza e deve essere valutata positivamente. Grazie. Allora, adesso noi ci ritiriamo una decina di minuti e ritorniamo per la proclamazione.
seguo i candidati. Sì, sì, ma intanto loro che scendano le scale, che facciano. Allora, la commissione ha valutato i vostri brillantissimi curriculum e quindi complimenti, le vostre tesi e ancora complimenti, quindi non mi resta altro che proclamarvi. In funzione dei poteri conferitimi dal magnifico rettore, vi proclamo dottori in medicina e chirurgia, rispettivamente con Elena Pierobon, 110 e 110 lode. Giacomo Rebez, 110 e 110 lode. Letizia Sangoi, 110 su 110 lode. Giorgia Scotton, 110 su 110 lode. Gian Maria Valeri, 110 su 110 e lode. Complimenti e auguri per la vostra vita. Arrivederci a tutti.